Buon pomeriggio e buona domenica, ben ritrovati con Diretta Stadio del 5 marzo, una domenica priva della Serie A. Chiaramente in chiave Pescara, Pescara che ha giocato e perso nell'anticipo di ieri ore 18 a Marassi, 3-1 il punteggio finale. Abbiamo vissuto insieme la cronaca della partita e anche le dichiarazioni degli allenatori subito dopo in diretta. Oggi però il piatto resta molto forte perché in Lega Pro c'è una gara molto importante e anche difficile per il Teramo che deve tirarsi fuori dalla zona play-out, ma al Bonolis arriva la corazzata Venezia, capolista del girone B, allenata da Filippo Super Pippo Inzaghi e con l'ex Moreo in campo. Anche in Serie D ci sono partite importanti, il derby tra Pineto e Vastese, il San Nicolò che si gioca a punti pesanti in chiave playoff contro la San Maurese e poi le abruzzesi del girone G con tanta curiosità per vedere la prima di Battistini sulla panchina dell'Aquila, l'Aquila che ospita il Flaminia, l'Avezzano relativamente tranquillo in trasferta sul campo di una delle pretendenti alla vittoria finale, ovvero il Monterosi. Questo è il quadro della situazione per quanto riguarda questa domenica. Dunque state con noi, seguiteci perché ci sarà tanto da raccontarvi. È finito in Serie A il lunch match senza gol, 0-0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, la partita tra Atalanta e Fiorentina. Ecco subito la schermata aggiornata con gli anticipi di ieri, in ordine cronologico: Roma-Napoli 1-2, Sampdoria Pescara 3-1 e poi ancora Milan-Chievo 3-1 e Atalanta-Fiorentina 0-0 per una classifica che vedrà. Vedrà il Napoli, vede il Napoli avvicinarsi alla Roma, il Milan al momento essere salito a quota 50 punti e poi ancora dopo il pareggio di oggi Atalanta a quota 52 e Fiorentina a quota 42. Possiamo andare allo stadio Bonolis di Teramo prima di vedere la schermata del girone B di Lega Pro. Vi dico subito che ieri si è giocata la partita tra Modena e Lumezzane. Partita finita 1-1, una gara che interessa da vicino il Teramo, che però sta per giocare contro il Venezia. Allora, buon pomeriggio ad Ania Cantagalli che è in buona compagnia. Ciao Ania. Buon pomeriggio Andrea, ti ridò però subito un attimo la linea perché stiamo osservando un minuto di silenzio, quindi se puoi Ah, tenerla per 30 secondi poi la ok, allora possiamo restituisci. vedere la schermata della Lega Pro. Ne approfittiamo per dire che ieri, come detto, si è giocato questo anticipo importante in chiave Teramo perché entrambe le squadre lottano per evitare i play-out. 1-1 tra Modena e Lumezzane, a Diop che ha segnato in apertura ha risposto Leonetti a 8 minuti dalla fine. Poi alle 14:30, tra pochissimo, il fischio d'inizio di Südtirol, San Benedettese e Teramo-Venezia, poi diverse partite alle 16:30, Bassano-Mantova, Maceratese-Gubbio, Reggiana-Padova, Sant'Arcangelo-Pordenone. Questa sera alle 20:30 Ancona-Fano, Ferrarpisalo-Albino-Leffe e poi il posticipo di domani tra Parma e Forlì. Possiamo, penso, ora tornare al Bonolis per questo immediato prepartita di Teramo-Venezia. Sì, Andrea, buongiorno a voi per questa nona giornata di ritorno che si gioca oggi allo stadio Bonolis tra Teramo e Venezia. È un incontro sulla carta ovviamente competitivo per la squadra di Ugolotti contro la capolista del girone B, ma il Teramo ovviamente ha l'obbligo di fare un risultato vista la classifica, vista anche la giornata che si giocherà su altri campi, le sfide delle dirette rivali che poi concluderanno appunto la nona giornata di ritorno domani. Tra Parma e Forlì, che anche sarà una squadra che non guarderà con attenzione. Teramo che cambia qualcosa, ma io darei subito la parola a Fabio Ferrarese, allenatore ed ex giocatore tra l'altro del Pescara, che oggi seguirà con noi la gara per avere con lui anche un commento tecnico. Fabio, è una sfida, dicevamo, sulla carta proibitiva per il Teramo, però il calcio ci ha insegnato che a volte le sorprese positive ci sono. Beh, certo, l'importante è che il Teramo interpreti la gara con aggressività, cattiveria, senza lasciare grosso campo al Venezia, che chiaramente ha più palleggio, ha più qualità, però già con lo schieramento di una difesa 3, probabilmente sulle marcature preventive riusciranno a coprire meglio le ripartenze, e se poi davanti con Sansovini
e con qualche altro inserimento da dietro riusciranno a essere decisivi e determinanti, magari possono anche vincere questa partita. Nel frattempo è iniziata in questo momento la sfida tra Teramo e Venezia, vi dicevamo di una variazione dello schieramento rispetto allo schieramento che ha perso la gara scorsa a Padova, c'è Sales in difesa, ma non sugli esterni come si può immaginare, invece la sua compagnia dei tre Arpegi e Speranza, con un parato che prende il posto di Sciputta sulla fascia destra rispetto appunto a domenica scorsa. Teramo che quindi si schiera con Narciso in porta, Caini, Speranza e Sales in difesa, imparato Ilaria, Madio, Di Paolo Antonio, Carcalis a centrocampo, Sanzovini e Babu che sono ovviamente la coppia d'attacco. A disposizione di Ugolotti ci sono Calore, Spighi, Altobelli, Petrella, Camilleri, Masocco, Scipioni, Carraro, Fratangelo, Mantini, Baccolo e Tempesti. Il Venezia deve fare a meno degli squalificati Facchin e Malomo. C'è il Facchin, sarebbe anche il titolare dei Lagunari, c'è Vicario al suo posto con la linea a 4 formata da Zampano, Donizzi, Modolo e Garofalo, a centrocampo Soligo, Bentivoglio e Falzerano, 3 di attacco, 4-3 per il Venezia con Moreo, il grande ex dell'incontro, Geico e Marsura, tra l'altro anche Sales in passato ha militato nel Venezia. A disposizione di Filippo Inzaghi ci sono Galli, Ferrari, Fabiano, Tortori, Sambo, Pellicano, Stulac, Caccavallo, Acquadro, Fabris, Cerluto e Camerlendo. Legge l'incontro il signor Proietti di Terni quando siamo al secondo minuto di questo primo tempo, 0-0 tra Teramo e Venezia. A te Andrea. Grazie Agna, si è subito sbloccato il risultato a Bolzano con il Sudtirol in vantaggio sulla San Benedettese. Il giocattolo Samb sembra essersi rotto nella seconda parte di campionato e dunque una Samb che è già sotto di un gol contro il Sudtirol, altra squadra invischiata nelle parti basse della classifica. Scendiamo in Serie D, vediamo le formazioni attraverso le distinte, poi più tardi ci collegheremo con i due campi, ma guadagniamo un po' di tempo, vediamo le formazioni intanto di L'Aquila Flaminia, gara che si sta giocando allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, come detto è la prima panchina per Pierfrancesco Battistini che prende il posto, intanto gol anche per il Rieti nel girone G di Serie D. Battistini che ha preso il posto del dimissionario Morgia, è stata una settimana travagliata ma ne parleremo questa sera nel corso dell'Abruzzo del pallone, con il licenziamento del DS Battisti, le dimissioni del tecnico Morgia e di tutto lo staff tecnico e poi l'avvento in panchina di Battistini, ex allenatore tra gli altri del Perugia. Dunque L'Aquila in campo con Farroni, Arboleda e Sieno, Pupeschi, Pepe, Gagliardini, Minincleri, Steri, Noman, Ranelli e Valenti. In panchina Salvetti, Esposito, Pietrantonio, Dictevicius, Lauro, Dosa, Sbarzella e Gaglio. Il tecnico, come detto, è Battistini. Risponde il Flaminia con Proietti, Ranucci e Quaglia, Lucchesi, Sbardella e Tricoli, Funari, Nannini, Cicino, Alfonso e Gori. In panchina vanno Nardelli, Paletta, Locci, Di Ventura, Amico, Battaiotto, Crescenzo e Cinti. Il tecnico è Pierluigi Vigna. Possiamo vedere ora le formazioni di Monterosi Avezzano. Avezzano relativamente tranquillo, anche perché con le ultime battute d'arresto la squadra si è allontanata dal quinto posto che poteva essere il nuovo obiettivo per la seconda parte di stagione. Avezzano in campo con Lewandowski, Morgan, Besana e Leto, Sassarini, Menna e Tabacco, Serrago, Deramo, Santirocco, Padovani e Lopinto. In panchina alla disposizione del tecnico Tortora vanno Di Girolamo, Tariuk, Lombardo, Persia, Colombo, Bittaia, Marolda, Pollino, Murzilla. Per quanto riguarda il Monterosi che invece è in lotta per la vittoria del campionato, la formazione allenata da D'Antoni in campo con Mazzoleni, Matrone e Montesi, Gasperini, Buono e Salvatori, Sivilla, Matusalem, Pippi, Fanasca e Manoni. In panchina Scarsella, Bailon, Costalunga, Tagliaferri, Costantini, Peronullo, Piro, Palombi, Lommi, un omonimo di chi vi sta parlando in questo momento con il numero 16. Andiamo ora al girone F di Serie D, andiamo allo stadio Mariani Pavone di Pineto dove si gioca il derby di giornata, quello tra Pineto e Vastese. Allora buon pomeriggio a Roberta Di Sante.
Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti gli amici di TV6. Si gioca da 7 minuti al Mariani Pavone, dove appunto si disputa oggi il primo derby per il Pineto nel girone di ritorno. Pineto che ospita la Vastese del tecnico Favo, che ha sostituito Colavitto, quarta partita per lui sulla panchina della formazione aragonese, partita con obiettivi diversi per le due formazioni. Intanto seguiamo l'attacco del Pineto con Palumbo, Proietti, che il gol del Pineto al 7° minuto raccoglie la corta respinta della difesa sull'incursione di Palumbo e piazza il diagonale all'angolino dal limite dell'area. Quando siamo al 7° minuto il Pineto passa in vantaggio con Proietti, è proprio uno di quelli che nelle ultime partite si era comportato meglio, lo ha promosso dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fermo a Maolo, lo ha fatto giocare in queste ultime partite dal primo minuto e lui ha risposto presente, si è fatto trovare pronto e ha siglato il gol del vantaggio. Dunque vado allora a darvi le formazioni, dicevo 4-4-1-1 in realtà quello del Pineto oggi, con Mazzocchetti tra i pali, poi Malocu, Fiumara, Pomante e Stacchiotti, perché Pisani all'ultimo momento non ce l'ha fatta, quindi ancora fermo il centrale difensivo per infortunio. A centrocampo Logoluso, Proietti, Esposito e Mariani, con Ciarcelluti che torna a dar manforte, adesso lo vedremo, perché anche il centrocampo della Vastese è un centrocampo a 5, quindi forse per rispondere in maniera migliore al modulo degli avversari adattato il Pineto, e quindi l'unica punta in avanti è Palumbo in questo primo frangente. Risponde la Vastese di Favo con un 3-5-2, confermando la formazione che ha battuto domenica scorsa e tornata alla vittoria dopo il lungo digiuno contro la Vispesaro, con la sola differenza di Galizia in campo dal primo minuto al posto di Prisco, che tra l'altro un attimo Roberta, scusami, dobbiamo andare a Teramo, c'è una brutta notizia per i colori biancorossi. Agna Cantagalli. Sì, perché dopo 7 minuti c'è già il vantaggio del Venezia dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Domizio è stato bravo a colpire di testa e a battere Narciso nell'angolino basso alla sinistra del portiere del Teramo per il vantaggio dei lagunari qui allo stadio Bonoles. Quindi Teramo 0, Venezia 1, a te Andrea. Grazie, si mette molto male per il Teramo, già sotto contro una squadra molto forte come il Venezia, che insomma penso abbia la capacità anche di gestire queste situazioni di vantaggio. Ovviamente confidiamo in una reazione della squadra di Ugolotti, ma eravamo a Pineto, Roberta. Sì, allora vi stavo dicendo, il modulo della Vastese di Favo 3-5-2, Russo tra i pali, quindi Bartoli, Allocchi e Campanella in difesa, De Cinque, Manzo, Cosenza, Tafili e Manisi per il folto centrocampo, Galizia e Fiore le due punte in avanti per mister Favo. Una partita dunque subito entrata nel vivo, due formazioni che sono tornate domenica scorsa alla vittoria e vogliono continuare su questo passo. Una zia, intanto arriva la controrisposta della Vastese con Galizia, un diagonale terminato proprio a fil di palo, aveva recuperato palla sulla tre quarti proprio Galizia, e questo diagonale dal vertice sinistro dell'area che va a sfiorare il palo lontano. Dunque subito la risposta della Vastese all'undicesimo minuto, okay. Dicevamo dunque vogliono vincere, 1-0 il risultato in favore del Pineto per il momento, quando siamo giunti all'undicesimo minuto, e ti restituisco la linea. Grazie Roberta, andiamo a San Mauro Pascoli, dove si sta giocando una gara importante in chiave playoff, quella tra San Maurese e San Nicolò. Buon pomeriggio a Matteo Falzon. Buon pomeriggio a voi, 9 minuti e 40 nel corso del primo tempo, 0-0 qui al Macrelli tra San Maurese e San Nicolò, gara molto aperta in questi primi minuti con occasioni da una parte e dall'altra, anche se adesso fino ad ora palle gol clamorose non ce ne sono state. Solo al 7° da segnalare un'incursione di Mintz dopo una scivolata da parte di De Santis, con l'uscita bassa da parte di
Ciotti. Una gara importante in chiave playoff, la San Maurese al quinto posto insegue con 3 punti di distanza, di stacco il San Nicolò, 37 per i giallorossi romagnoli, 40 per il San Nicolò. San Maurese che con la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Isina ha interrotto una serie utile di 4 partite. San Nicolò invece che ha ritrovato la vittoria in casa dopo lungo tempo, 2-0 col Campobasso. E proprio rispetto alla gara col Campobasso il tecnico Epifani ha confermato di fatto l'11 iniziale, panchina infatti per l'ex di turno Michael Fraini, esplaudito per l'ottima stagione vissuta qui l'anno passato, 17 reti in 34 partite. Vi passo a leggere le formazioni: San Maurese con Passaniti, Tartabini, Gualandi, Pezzati, Santoni, Lombardi, Enrico, Scarponi, Pieri, Bonandi e Ninte. L'allenatore Stefano Procci. San Nicolò risponde con Ciotti, Di Stefano, Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Bisegna, Stivaletta, Moretti, Cecchiarelli, Massetti. L'allenatore è Massimo Epifani, sta dirigendo l'incontro Nicolò Panozzo di Castelfranco Veneto, gli assistenti Tesolin di Portogruaro e Denardi di Conegliano. Si gioca da 11 minuti e 20 nel corso del primo tempo, 0-0, giornata di sole con qualche nuvolo, terreno in perfette condizioni. La rimessa laterale ora è a favore della San Maurese, anzi del San Nicolò, proprio nei pressi della panchina dove c'è Stefano Prozzi, e se ne incarica il numero 3 Daniele Mozzoni. Si fa vedere Chiacchierelli, l'appoggio potrebbe essere per Moretti, alla fine si fa vedere Chiacchierelli, pallone per Stivaletta. Stivaletta prova la conclusione da lunga distanza, lui che è andato in gol pure domenica scorsa contro il Campobasso, palla che si perde sul fondo di poco. 12 minuti del primo tempo, 0-0 a San Mauro Pascoli, lì allo studio. Perfetto, grazie a Matteo Falzon. Ripartiamo con le schermate, in particolare dalla Lega Pro, perché come detto si è già segnato sui due campi dove si sta giocando in questo momento. Il Sud Tirolo è avanti 1-0 sulla San Benedettese al primo minuto, il gol di Tulli, e poi il Venezia come detto è avanti a Teramo per 0-1 con la rete di Domizzi dopo 7 minuti di gioco. Andiamo a vedere il quadro della Serie D, girone F. In questo caso ci sono due gol da segnalare, quello del Romagna Centro sulla Civitanovese, match importante in chiave salvezza, e poi il confronto tutto abruzzese tra Pineto e Vassese, la rete di Proietti per la compagine allenata da Daniele Amaulo. Le altre partite: Agnonese Alfonsine, Campobasso San Marino, Jesina Castelfidardo, Matelica Monticelli, Recanatese Fermana e San Maurese San Nicolò. Vediamo anche il girone G di Serie D. Qui da segnalare ovviamente lo 0-3 a tavolino per l'Arzachena contro il Foligno, partita giocata ieri, la vittoria della Nuorese sul campo del Latte Dolce Sassari per 1-0, e poi il vantaggio già segnalato del Rieti sul Sansepolcro, 1-0, rete al primo minuto di Tirelli. Le altre partite: l'Aquila Flaminia, Lanusei Torres, Monterosi Avezzano, Ostiamare Città di Castello, San Teodoro Muravera e Sporting Trestina Albalonga. Tra circa un quarto d'ora inizieranno anche le 5 partite delle ore 15 di Serie A, ma noi torniamo in Lega Pro. 3 minuti per Ania Cantagalli. Ania. Sì, Andrea, 13° del primo tempo con il Venezia in vantaggio 1-0 grazie al gol messo a segno all'ottavo da Domizzi dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Subito dopo c'è stato un contatto dubbio tra lo stesso Domizzi e Barbuti nell'area di rigore del Venezia, contatto giudicato regolare dal direttore di gara. Io però disturbo Fabio Ferraresi su il gol incassato dal Teramo, qualcosa non ha funzionato sulle marcature dagli sviluppi di quel calcio d'angolo? Diciamo che l'angolo è nato da una palla che si poteva gestire un po' meglio là da Di Paolo Antonio, e purtroppo poi il Venezia ha mosso palla e si sono perse delle marcature, e Domizia ha colpito indisturbato da pochi metri, e quindi per Narciso non c'è stato nulla da fare. Peccato, perché contro queste squadre se concedi un gol da palla inattiva... Traversa di Paolo Antonio in questo momento, un bellissimo tiro a giro di destro da parte di Alessandro Di Paolo Antonio all'incirca dai 20 metri al vertice destro dell'area di rigore del Venezia, traversa di Paolo Antonio, quindi Teramo vicino al pareggio. A te. Sì, stavo concludendo dicendo che contro queste squadre che hanno più palleggio e più qualità, concedere il gol su palla inattiva poi può risultare determinante. E quindi adesso la partita è un po' in salita per il Teramo, anche se dopo questa traversa speriamo che qualcosa cambi. Il tuo giudizio su quel contatto in area tra Domizzi e Barbuti?
No, purtroppo gli arbitri non è che sono sempre coerenti su queste trattenute. La trattenuta sembrava evidente da qua. È chiaro che si può anche non fischiare il rigore, però magari a campi invertiti l'avrebbe fischiato. Teramo adesso in possesso di palla con Alessandro Di Palantonio che qualche secondo fa appunto ha centrato la traversa dalla distanza con Vicario che sembrava ormai battuto e sorpassato dalla traiettoria del pallone. Sansovini che adesso manovra e allarga sulla sinistra. C'è Carcales in possesso del pallone che lascia ancora Di Palantonio. Ha davanti a sé un giocatore del Venezia che è Zampano, lascia indietro per Amadio ancora nella parte sinistra della metà campo del Venezia, ancora con il possesso palla, mano al Teramo. Di Palantonio mette in mezzo verso Sansovini che però viene anticipato ancora da Domizia. Adesso Bentivoglio prova a far ripartire il Venezia velocemente, il Teramo non riesce a recuperare a centrocampo. Bentivoglio porta palla, esce Caidi, prova a fermare in qualche modo ma la palla è tra i piedi di Moreo. Sales davanti a lui, rientra anche Carcalis, murato Moreo, quindi il Teramo riesce a riconquistare il pallone con Sansovini che tiene palla, prova a far salire i suoi Ilari. C'è un tocco di un giocatore del Venezia che sarebbe Soligo con la palla che finisce in fallo laterale. Sedicesimo, 1-0 per il Venezia, ma le emozioni non mancano qui al Bonolis. A te Andrea. Grazie Agna, pareggio della San Benedettese con il solito Mancuso al 14esimo, dunque su Tirol San Benedettese 1-1, si segna tanto in questo inizio di giornata in Lega Pro, appena due partite ma già tre reti messe a segno nel primo quarto d'ora di gioco. Non so se è pronta l'Aquila, altrimenti andiamo a Pineto. Ok, andiamo a Pineto e poi ci colleghiamo con l'Aquila, con Germano D'Orazio. Roberta, due minuti. Sì Andrea, siamo al 19esimo minuto in questo istante, sempre 1-0 il risultato in favore del Pineto, partita che praticamente si è sbloccata subito, partita che due squadre sono partite subito molto forte con Proietti che ha raccolto la corta respinta della difesa sull'incursione di Palumbo e ha piazzato il diagonale all'angolino lontano dal limite dell'area. 1-0 subito in favore del Pineto, immediata la risposta della Vastese al decimo con Galizia che ha provato a impensierire Mazzocchetti con un bel diagonale a fil di palo, intanto continua a manovrare la squadra ospite, prova l'incursione adesso la Vastese in area, c'è l'anticipo di Fiumara sul numero 10 Vastese Fiore, intanto c'è il calcio d'angolo in favore della formazione ospite ed è il primo calcio dalla bandierina che viene battuto in questa partita, è proprio Fiore che va ad incaricarsi della battuta, adesso però viene torna a decidere, ci ripensano, insomma torna in area Fiore e va invece Galizia a battere dal calcio d'angolo, parte Galizia, la battuta, il colpo di testa addirittura di Palumbo, poi raccolgono ancora i giocatori della Vastese, si tratta di Manisi ed è costretto a ridare la sfera indietro e allora si riparte da Russo che va con il lungo lancio a servire ancora una volta gli avanti, c'è Pomante che fa buona guardia, recupera però ancora la sfera la Vastese con Manzo, serie di batti e ribatti, la sfera viene messa in out dai giocatori del Pineto, dunque partita fin dalle prime battute molto viva, siamo al 21esimo minuto, sempre 1-0 in favore del Pineto il risultato, io per ora ti restituisco la linea Andrea. Bene, grazie, grazie a Roberta Di Sante, arrivano diversi gol, avete visto il raddoppio del Rieti sul Sansepolcro, il vantaggio dell'Ostiamare firmato da Vano, questo sempre per la Serie D. In Lega Pro invece il risultato addirittura ribaltato a Bolzano con la San Benedettese che si è portata in vantaggio sul Sud Tirol, quindi Sud Tirol 1, San Benedettese 2, ecco qui il quadro della situazione. E in Serie D nel girone F, come detto, si è sbloccato l'incontro a Cesena tra Romagna e Cesena.
Civitanovese. Romagna avanti 1-0 con il gol di Gagliardi. Torniamo al girone G di Serie D e andiamo allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per la partita tra L'Aquila e Flaminia, la prima di Battistini sulla panchina rosso-blu dopo le dimissioni di Morgia. Buon pomeriggio a Germano D'Orazio. Buon pomeriggio a tutti. Una pioggia fitta scende sullo stadio dell'Aquila. Siamo arrivati ormai al 20° dell'incontro tra L'Aquila e Flaminia. Il risultato è ancora sullo 0-0. Come detto, oggi è l'esordio sulla panchina di Battistini, il ritorno tra l'altro da allenatore nella città. Ricordiamo che il mister ha disputato due stagioni come giocatore con la maglia rossoblu. Una squadra completamente decimata, quella che è scesa in campo. Ricordiamo che mancano dal capitano Lavista, Brenci, Zane, Russo e poi ancora Sembroni e Bonvissuto. Insomma, gli elementi che hanno decimato la rosa. Però c'è da dire che la squadra sta reagendo con grande dignità. Il capitano veste la fascia di capitano, Simone Menincleri, e stanno esprimendo un gioco. Sebbene diciamo piuttosto equilibrato con quello del Flaminia, stanno esprimendo un gioco piuttosto veloce. Ecco che proprio in questo momento, tra l'altro, ha battuto una punizione Valenti, che di prima ha cercato lo specchio della porta, ma il buon Proietti ha fermato la palla. Tra l'altro c'è stata anche qualche occasione da gol sia per L'Aquila anche per lo stesso Flaminia. Ripeto, la partita finora è piuttosto equilibrata sta dimostrando che i rossoblu hanno un certo carattere nel mantenere la calma in una situazione assolutamente esclusiva, perché i giocatori che mancano sono quelli che poi la prossima settimana scioglieranno le riserve, per rimanere avranno un confronto con la società, un confronto che sicuramente non sarà lieve. E dicevamo, comunque si è fatto vedere al sesto Sieno con un'occasione per portare i rossoblu in vantaggio, è stata respinta però da questo Proietti, che si sta ben esprimendo, l'estremo del Flaminia. E poi ancora lo stesso Flaminia, gli ospiti sono stati pericolosi al 12° con Alfonso che ha perforato l'area ed è arrivato solo davanti al portiere in modo molto molto pericoloso e non è riuscito poi a centrare lo specchio della porta perché ha battuto male il pallone, ma anche il portiere era battuto, per fortuna la palla è rotolata fuori. E poi ancora Menincleri ha fatto una bella occasione, ha mandato di pochissimo sopra l'incrocio dei pali sinistri, calciando al volo una palla dal limite dell'area. Insomma, anche Ranelli un minuto dopo al volo è riuscito a entrare in area, ha girato al volo verso la porta una palla battuta dallo stesso Menincleri su punizione. C'è da dire che si sta vedendo un'Aquila che sta cercando di giocare, cioè sicuramente meno gioco a centrocampo, meno tattica, ma sta tirando fuori, almeno in questa prima fase di gioco, sicuramente un po' più di aggressività e velocità, tra l'altro. Quindi direi che per adesso è tutto. Bene. Vediamo insomma che cosa ci riserverà questa partita. Grazie a Germana D'Orazio. Restiamo sempre nel girone G e andiamo a Monterosi, per Monterosi Avezzano. Buon pomeriggio a Marco Gobattoni. Buon pomeriggio a voi, qui siamo giunti al 25° del primo tempo, il risultato è fermo ancora sullo 0-0, ma nei primi 25 minuti c'è stato un predominio del Monterosi che ha creato tre occasioni da gol. È importante la prima con Pippi dopo 7 minuti, un tiro ravvicinato ben parato da Lewandowski, che è stato richiamato a un nuovo impegno 3 minuti più tardi da un missile da fuori area di Manoni, che il portiere dell'Avezzano ha deviato in angolo. Al 18° una mischione dentro l'area di rigore dell'Avezzano, occasionissima per Sivilla, che però è stato murato in scivolato da Sassarini, che ha evitato il vantaggio del Monterosi. Una partita giocata su ritmi alti, Monterosi gioca prevalentemente nella metà campo dell'Avezzano, l'Avezzano che prova a ripartire in contropiede e ha provato a impensierire la difesa viterbese con un sinistro di Teramo ben parato da Mazzoleni. Vedo anche lettura delle formazioni con le due squadre che sono scese in campo alle ore 14:30, con l'Avezzano che si è presentato a Monterosi con Lewandowski tra i pali, Besana, Leto sugli esterni, Sassarini, Menna ai centrali difensivi, Tabacco, Serrago, Teramo, Padovani dietro le due punte, Santi Rocco e Lopinto. Il Monterosi ha risposto con Cassio 4-4-2 di mister Davide Santore, con Mazzoleni tra i pali, esterni di difesa Matrone e Montesi, centrali Gasperini e Salvatori, coppia di centrali di centrocampo composta da Davide Buono e Matuzalem, Manoni esterno destro di centrocampo con Banasca,
dietro le due punte Pimpi e Sivilla. Paraschi che agisce prettamente però da esterno, quindi un ruolo un po' insolito per lui, dopo che domenica nella trasferta di Città di Castello era rimasto in panchina, oggi D'Antonone ha rilanciato dal primo minuto. Però se continua a fare la gara adesso è un'occasione per Pippi dentro l'area, attenzione, sta per entrare Matrone, miracolo di Lewandowski su Matrone che si era inserito a tu per tu con il portiere dall'Aversano, ma è stato un bravissimo Lewandowski a non cadere e a respingere e a bloccare addirittura la distanza ravvicinata al tiro di Mazzoleni e il tiro di Matrone. Monterosi che comunque gioca prevalentemente sulle fasce, fa girare molto la palla e creando la superiorità numerica spesso sugli esterni. Da segnalare anche la notizia della rappresentanza dei tifosi dell'Avezzano, che sono giunti in buon numero a Monterosi e come al solito stanno sostenendo in maniera molto presente la propria squadra. L'altra occasione del Monterosi, adesso 2-1, la palla è di Sivilla, centrale per Pippi, a tu per tu con Lewandowski, miracolo di Lewandowski che evita quando siamo giunti al 27esimo minuto il vantaggio del Monterosi, un miracolo ancora una volta del portiere dell'Avezzano che ha respinto a tu per tu il tiro di Pippi che si era presentato da solo davanti a sorprendendo la difesa dell'Avezzano in contropiede, palla in mezzo di Sivilla per Pippi che a tu per tu doveva soltanto superare il portiere dell'Avezzano che però prontamente come 2 minuti fa è rimasto immobile e ha respinto la battuta del brasiliano del Monterosi. Monterosi che è arrivato a 5 occasioni da gol quando siamo giunti in questo momento al 28esimo minuto del primo tempo. Ti ringrazio Marco, ci sentiamo più tardi. Grazie a Marco Cobattoni. Dunque dominio del Monterosi, ma Lewandowski in versione super tiene per ora lo 0-0 per quanto riguarda l'Avezzano. Andiamo a San Mauro Pascoli, un paio di minuti anche per Matteo Falzon, San Maurese San Nicolò. 26 minuti e 40 sul cronometro nel corso del primo tempo, il San Maurese con Capitan Bonandi proprio una decina di secondi fa ha fallito un calcio di rigore parato da Ciotti che dunque neutralizza il secondo rigore consecutivo dopo quello parato al giocatore del Campobasso domenica scorsa sul 2-0 a 10 minuti dalla fine. Dunque il punteggio resta sullo 0-0 da annotare dunque al minuto 26 il calcio di rigore parato da Ciotti che ha tirato dal numero 10 Bonandi, un calcio di rigore diciamo subito fasullo decretato dall'arbitro Panozzo di Castelfranco Veneto, un contatto veramente molto veniale tra Mozzoni e Ninte, Mozzoni proteggeva il pallone uscire fuori, l'arbitro ha segnato un calcio di rigore, probabilmente ha visto solo Pinte lui, però è arrivato il calcio di rigore parato da Ciotti sulla conclusione di Bonandi al 26esimo del primo tempo. Dunque nel periodo non collegato una conclusione da parte di Bisegna con pallone terminata fuori di poco dalla distanza su calcio di punizione. Dunque 0-0, una partita comunque molto aperta con le due squadre che giocano a viso aperto, si cercano di segnare il gol del vantaggio per sbloccare lo 0-0, si vede che sono due squadre che veleggiano nell'alta classifica, una gara molto importante in chiave playoff. Ora un pallone che arriva al numero 2 Tartabini, è buona l'idea, la conclusione finisce sul fondo da parte del numero 2 classe 88 della San Maurese che ha ricevuto e ha concluso al volo un lungo lancio proveniente dalle retrovie. 28 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo, San Maurese 0, San Nicolò 0, ricordiamo al 26esimo il calcio di rigore fallito da Bonandi parato da Ciotti che è arrivato al terzo rigore neutralizzato in campionato. Linea allo studio. Grazie a Matteo Falzon, evidentemente portiere abruzzesi che sono sugli scudi dopo le grandi parate di Lewandowski a Monterosi, Ciotti che bissa il rigore parato domenica scorsa e dice no dagli 11 metri a Bonandi, capitano della San Maurese. 0-0 anche a San Mauro Pascoli, sono iniziate o stanno iniziando le partite di Serie A, possiamo vedere la schermata appunto della Serie A con il quadro delle gare del pomeriggio, ore 15, Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo e Udinese-Juventus. Questa sera Bologna-Lazio. In Lega Pro sempre 1-2 su Tirol-San Benedettese con la doppietta di Mancuso, primo gol segnato su rigore per la Samba. Il Venezia sempre avanti a Teramo per 1-0. Rapidamente anche i due gironi di Serie D prima di tornare a Teramo con le sole reti di
Proietti per il Pineto e di Gagliardi per il Romagna Centro, sullo 0-0 tutte le altre partite, poi il girone G con il Rieti che è in doppio vantaggio 2-0, lo stesso dicasi per il Lanusei 2-0, reti di Enciu e Papini, e poi l'Ostia Mare in vantaggio sul Città di Castello per effetto del gol di Vano. Sullo 0-0 tutte le altre partite, ovviamente Foligno Arzachena 0-3 a tavolino già assegnato. 3 minuti per Agna Cantagalli, Teramo Venezia. Trentesimo, Andrea, sempre 1-0 a favore del Venezia grazie al gol siglato da Domizzi all'ottavo, però il Teramo sta provando a reagire soprattutto dopo la traversa colta al quindicesimo da Di Paolo Antonio per quanto riguarda l'atteggiamento che sta provando a mettere in campo la squadra di Ugo Lotti, sicuramente propositivo rispetto allo svantaggio che fino a questo momento sta maturando qui al Bonolis. Ti segnalo una bella azione al ventesimo con Amadio che aveva provato a servire Sansovini in area, Sansovini al volo di destro aveva impattato bene con il pallone indirizzandolo verso la porta, c'era stata la parata di Vicario ma c'è stata anche la segnalazione del primo assistente che ha ravvisato la posizione di offside da parte dell'attaccante del Pescara. Fabio Ferraresi, dicevamo in quanto ad atteggiamento soprattutto dopo la traversa colta da Di Paolo Antonio il Teramo sembra esserci. Sì, la partita adesso è abbastanza combattuta, si gioca da entrambi i lati con abbastanza vivacità, è chiaro che il gol subito, come diciamo prima, la palla inattiva un po' l'ha cambiata la partita, perché il Venezia dall'alto di alcuni suoi giocatori di esperienza sa gestire meglio probabilmente questo momento di vantaggio, quindi forse anche lo fa quasi apposta a abbassarsi un po' col baricentro per far attaccare il Teramo per poi provare a ripartire, quindi il Teramo sì che deve attaccare ma deve stare anche molto attento perché il Venezia ha dei giocatori veramente bravi sulle ripartenze, veloci, e c'è questo attaccante che sa tenere palla e fa ripartire bene la squadra, quindi attenzione. Adesso c'è un calcio di punizione interessante per il Teramo per il fallo commesso da Falzerano su Sansovini, siamo più o meno intorno ai 25 metri, ci sono Di Paolo Antonio, Amadio, lo stesso Sansovini nei pressi del pallone con il direttore di gara che sta ancora spiegando il perché del fallo ai giocatori del Venezia. Fino a questo momento Andrea ci sono stati due ammoniti, tutti e due per il Teramo, Sales e Barbuti hanno rimediato un cartellino giallo per il direttore di gara Proietti di Terni, arbitro che sta facendo posizionare la barriera con giocatori del Teramo che provano a disturbare quelli del Venezia nel posizionamento della stessa, rimangono Sansovini e Di Paolo Antonio in una posizione abbastanza centrale, va Sansovini perne però in pieno la barriera, era l'attaccante del Teramo, quindi il Venezia prova subito a ripartire ma va Di Paolo Antonio a fermare Soligo e poi a spazzare Sales ad affermare il tentativo di contropiede da parte di Geico che però tiene il pallone e commette fallo sullo stesso Sales come direttore di gara, che quindi dà il calcio di punizione a favore del Teramo che è già ripartito veloce con Imparato per Sansovini, colpo di tacco di Sansovini per Imparato, su di lui c'è Garofalo, torna anche Soligo indietro per ancora un colpo di tacco, questa volta per Sansovini che però viene fermato da Marsura che addirittura è tornato a ripiegare in difesa, poi il pallone che finisce in fallo laterale ci sarà rimessa per il Teramo. Per quanto riguarda, ribadiamo l'atteggiamento, la squadra di Ugo Lotti c'è, pallone in mezzo in area, Di Paolo Antonio riesce a controllarlo in qualche modo, deve però uscire dall'area, poi non si intende né con Ilari né con Imparato e quindi c'è la ripartenza veloce da parte del Venezia con Marsura che porta palla, siamo nella metà campo del Teramo, Marsura si accentra, lascia sulla destra per Zampano ma viene fermato da Carcalis e poi il pallone filtrante per Di Paolo Antonio ma esce Vicario, riesce ad allontanare il pericolo, non c'è un attimo di tregua al Bonolis quando siamo giunti al 34esimo ancora con il Teramo in possesso del pallone, Carcalis sulla sinistra, il pallone che viene messo fuori da
Zampano si incaricherà della battuta con le mani lo stesso Carcalis per Di Paolo Antonio. Seguiamo questa azione del Teramo e poi ti restituisco la linea, Andrea. Caidi che stoppa il pallone di petto, Caidi che alza lo sguardo, prova a vedere se qualcuno fa movimento in avanti, Barbuti in qualche modo prova a stoppare il pallone ma lo stesso finisce tra i piedi del Venezia. 34esimo, 1-0 per il Venezia sul Teramo. A te, Andrea. Grazie a Dania Cantagalli. Intanto vi dico che si sta... Ah, ecco, c'è questa foto in onda. Sono due ex giocatori del Teramo, quello di fronte, il biondo, è Marco Perrotta, quello di spalle è Michel Cruciani. Peraltro sono reduci da domeniche non proprio positive. Eccoli qua ancora, Perrotta e Cruciani, visto che Perrotta ora milita nell'Avellino, che ieri ha perso in maniera fragorosa al Partenio Lombardi contro il Perugia per 0-5. È stato un sabato negativo anche per Cruciani, che milita nella Viterbese, e la Viterbese è stata sconfitta in casa 3-4 dalla Giana Erminio. Ha segnato un gol sul rigore Cruciani, ma un gol evidentemente inutile, e sono dunque spettatori d'eccezione sulla tribuna del Gaetano Bonolis di Teramo. Andiamo a vedere. E intanto vi dico che si gioca anche in Serie B. Alle ore 15 c'è il primo dei due posticipi domenicali, 0-0 tra Brescia e Verona, poi più tardi la partita, il derby campano tra Benevento e Salernitana. Domani Frosinone Cittadella chiuderà la giornata della cadetteria. Torniamo in Serie D, andiamo per un paio di minuti da Roberta Di Sante per Pineto Vastese e poi ricominciamo il giro completo. Roberta. Siamo al 38esimo minuto, Andrea, sempre 1-0 in favore del Pineto, il risultato parziale qui dal Mariani Pavone sulla Vastese, lo ricordiamo. Proietti proprio al 7° minuto, dunque in avvio, nei minuti in cui non siamo stati collegati non ci sono state grandissime occasioni, però dobbiamo dire che la partita è veramente godibile, le due squadre stanno giocando ad un ottimo ritmo, diverse triangolazioni e buone giocate da una parte e dall'altra. Intanto manovra il Pineto con Ciarcelluti, lo scambio con Mariani, ancora ad aprire il gioco sulla sinistra per Fiuma e trova un corridoio, resiste all'attacco di Fiore, continua di Manisi, prova il cross al centro, la parata a terra di Russo. Dicevamo, grandissime occasioni non ce ne sono state, a parte una conclusione raso terra dal limite di Fiore che è terminata di poco al lato, ma Mazzocchetti c'era e stava controllando il proprio palo. Non ci sono state grandissime occasioni, ma il livello di gioco delle due squadre rispetto alle prestazioni, diciamo, di 15 giorni fa è sicuramente sono due squadre sicuramente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto appunto 15 giorni fa, soprattutto il Pineto qui in casa, squadre più aggressive, ottime triangolazioni di gioco, la partita è assolutamente viva rispetto quello che abbiamo visto nelle ultime prestazioni. Intanto si continua a manovrare, adesso c'è la Vastese che prova ad attaccare con Manisi sulla parte destra del campo, si deve fermare per la chiusura dei giocatori del Pineto, ancora Vastese, lo scambio per Cosenza, passa la sfera, va Galizia a provare il cross, il colpo di testa a liberare di Esposito, e poi c'è un fallo di mano sanzionato dal segnalato dal guardaline e dal direttore di gara, il calcio di punizione è in favore della formazione di casa. Dunque io, quando siamo al 40esimo minuto, posso restituirti la linea, sempre 1-0 in favore del Pineto il risultato parziale. Bene, grazie, torniamo tra pochissimo da te, Roberta. Un minuto e mezzo per Ania Cantagalli, di nuovo a Teramo.
Sì, Andrea, c'è stata qualche secondo fa una ghiotta occasione per il Teramo con il pallone stoppato proprio sulla linea da Vicari, un'azione insistita con cross finale da parte di Paolo Antonio dalla sinistra in area, in qualche modo Amadio è riuscito a colpire il pallone, a provare a indirizzarlo verso la porta, ma debolmente. Adesso c'è un nuovo calcio di punizione per il Teramo e ci sarà anche il primo cartellino giallo per un giocatore del Venezia, e dovrebbe trattarsi di Modolo, primo cartellino giallo per un giocatore del Venezia, con appunto che va a fare compagnia a Sales e Barbuti, già ammoniti. Dicevamo poc'anzi l'occasione ghiotta di Amadio, che però in area ha colpito debolmente, quindi non è riuscito ad indirizzare con forza il pallone verso la porta. In qualche modo Vicario è riuscito a stopparlo in parata bassa, ma adesso c'è un calcio di punizione per il Teramo. Ci sono ancora Di Paolo Antonio e Sansovini, siamo leggermente defilati sulla sinistra rispetto alla porta di Vicario, più o meno intorno ai 20 metri. Si fa sentire il Bonolis, c'è una buona cornice di pubblico quest'oggi a sostenere la squadra, e anche una cinquantina di tifosi arrivati dal Venezia. Sansovini finta, va Di Paolo Antonio, riesce a passare il pallone però centrale, para Vicario in parata bassa, quindi si spegne il pericolo per la retroguardia lagunare. 40esimo, sempre 1-0 del Venezia sul Teramo. A te. Grazie, un minuto anche per Roberta Di Sante, Pineto Vastese. Roberta. Sì Andrea, un attimo di spavento quando ci hai chiamato, quando mi hai chiamata, perché praticamente c'è stato Proietti proprio a far capire come invece l'aggressività e la caratura agonistica di questa partita sia importante, che ha praticamente scaraventato un pallone contro la tribuna. Abbiamo avuto un attimino la sensazione che questa sfera potesse arrivarci addosso, invece è stata poi respinta dalla copertura della tribuna del Mariani Pavone, a far capire appunto che la partita è assolutamente viva. E il rischio invece che insomma, le due formazioni potessero giocare una partita molto fortemente, insomma, molto tattica e fortemente bloccata, invece è assolutamente scampato, nel senso che le due squadre se la stanno giocando a viso. Scusami Roberta, scusami, chiamiamo Matteo Falzon, ha segnato il San Nicolò con Bisegna, quindi San Maurese 0, San Nicolò 1, Roberta. Sì, e allora dicevo, i due tecnici sono entrambi in piedi, sia Favo che Daniele Amaolo, stanno nervosamente camminando sulle loro panchine già da un po' e continuano a dare continuamente indicazioni alle due squadre in campo. Siamo in questo momento al 43esimo, il parziale è sempre 1-0 in favore del Pineto, e intanto c'è un lungo lancio proprio all'indirizzo di Proietti, l'autore del gol, troppo lungo però anche per lui, non riesce a raggiungerlo, buona l'idea di Palumbo, un po' meno la realizzazione, dunque si ripartirà con il rinvio di Favo di Russo, scusate. Grazie, grazie, grazie Roberta, andiamo subito a San Mauro Pascoli, Matteo Falzon. Matteo? Ah, eccoci qua, perfetto, puoi andare. No, invece bisogna evidentemente ricontattarlo perché c'è qualche disturbo sulla linea telefonica, quindi il tempo di provvedere al ripristino del collegamento. Comunque la buona notizia l'abbiamo anticipata, c'è il gol del San Nicolò avanti con Bisegna, San Nicolò che aveva rischiato grosso, visto il rigore concesso pochi minuti fa alla San Maurese, rigore parato da Ciotti a Bonandi, e poi il San Nicolò ha trovato il vantaggio. Matteo. Sì, dicevamo, al 41esimo del primo tempo il San Nicolò è passato in vantaggio con una rete, la settima in un campionato di Michele Bisegna, c'è stata una discesa sulla destra da parte di Massetti che ha servito Moretti che si è girato, la conclusione di fatto è stata un assist perfetto per Bisegna, che di fatto a porta vuota ha messo il pallone in fondo al sacco. San Nicolò che ora batte il suo secondo calcio d'angolo, 3-2 il conto degli angoli a favore del San Maurese, la battuta di Chiacchiarelli col pallone che arriva a centrare, non era uscito nel migliore dei modi il portiere Passaniti, ma De Santis di testa ha ferito
fuori, ovviamente non si era accorto il giocatore del San Nicolò, ingannato forse anche dall'uscita maldestra da parte del portiere di casa, e dunque il pallone è andato fuori. Nel periodo non collegato, al 38esimo, proteste per la San Maurese per un contatto in aria con Pesaresi, con il pallone che è terminato fuori dallo specchio della porta, con la palla che è terminata comunque fuori. Il contatto decisamente più evidente di quello del 26esimo, dove è scaturito il calcio di rigore. Al 40esimo due volte ci ha provato prima Bisegna e poi Moretti col pallone che è stato sempre respinto. Al 41esimo, come detto, il gol di Bisegna, che è arrivato al 7° gol stagionale, il secondo consecutivo dopo quello, l'Eurogol di domenica scorsa, che ha sbloccato la gara interna contro il Campobasso. Dunque 44 e 40 i minuti nel corso del primo tempo, ci avviciniamo alla fine del primo tempo, ma crediamo che ci sarà qualche minuto di recupero. San Maurese 0, San Nicolò 1, la linea allo studio. Grazie Matteo, dunque San Nicolò avanti sul campo della San Maurese. In Lega Pro, sempre sull'altro campo in cui si sta giocando, ovvero Bolzano, su Tirol e San Benedettese, sono... cosa succede Ania? Raddoppio del Venezia, Andrea, con Marsura, se non andiamo errati. Non c'è stata la posizione di fuorigioco, secondo il secondo assistente ha scambiato Marsura con Geico in area, beffando imparato, gol comunque da rivedere, ma già convalidato comunque dalla terna arbitrale, quindi 2-0 per il Venezia quando siamo arrivati al 45esimo di questo primo tempo. A te. Grazie, grazie Ania. Andiamo a Monterosi Avezzano, Marco Cobattoni. Sì, è finito il primo tempo da un paio di minuti, il risultato è fermo solo 0-0 di partenza. Monterosi ha creato 5 palle gol, ma il migliore in campo in assoluto in questo primo tempo è stato senza dubbio l'estremo difensore dell'Avezzano, Lewandowski, che si è superato in almeno 3 occasioni, 2 su Pippi, 1 su Sivilla, negando il vantaggio a Monterosi. Sul finale c'è stata anche un'ottima occasione per l'Avezzano con una discesa di Serrago, di Joaquin, che è riuscito a crossare in mezzo di sinistra, l'ho pinto a tu per tu con Mazzone, non è riuscito a indirizzare la palla dentro la porta per l'anticipo di Gasperini, che ha salvato il Monterosi dalla beffa in questo primo tempo, perché la formazione di Trebesi ha creato, come detto, almeno 4-5 palle gol, non è riuscito a concretizzare. L'Avezzano sta giocando una partita buona, su buoni ritmi, soffre un po' la velocità degli esterni del Monterosi e non disegna di punzecchiare la formazione monticiana in contropiede, che come ha fatto negli ultimi minuti, creando l'occasione con Lopinto e cercando di ripartire più velocemente possibile. La partita che si è giocata in primo tempo, che si è giocata su ritmi altissimi, e nel secondo tempo sicuramente Monterosi continuerà a prestare alto, a cercare il vantaggio per portare a casa 3 punti fondamentali nella corsa verso la promozione. Bene. Grazie Marco, ci sentiamo più tardi per il secondo tempo. Andiamo a Pineto, è finito il primo tempo. Un rapido commento, un minuto per Roberta Di Sante. Roberta. Sì Andrea, è finito il primo tempo, 1-0 in favore del Pineto, la rete segnata dal numero 7 del Pineto, Proietti, uno dei migliori in campo sia domenica che nel primo tempo odierno, ha raccolto la corta respinta della difesa sull'incursione di Palumbo e ha piazzato il diagonale dal limite all'angolino lontano. La risposta della Vastese sta tutta in un diagonale di Galizia, 2 minuti più tardi, che però ha sfiorato il palo. Si va a riposo dunque sul parziale di 1-0 al termine di un primo tempo assolutamente godibile, in cui non ci sono state molte occasioni, ma anche per la bravura delle rispettive squadre. Equilibrio in campo, belle giocate, ma poche occasioni. Vedremo che cosa accadrà nella ripresa. Grazie a Roberta Di Sante. Torniamo a Teramo, è finito il primo tempo anche al Bonolis, parziale pesante, penso neanche meritato dal Teramo questo 0-2, ma la capolista è tale proprio perché è una squadra cinica, questa è una delle caratteristiche principali delle squadre di vertice. Ania Cantagalli.
Esattamente Andrea, hai riassunto benissimo, 2-0 il finale del primo tempo qui al Bonolis, i gol all'ottavo di Domizzi, al 45esimo di Marsura per il Venezia, ma soprattutto il raddoppio è arrivato in un momento in cui il Teramo non meritava il gol della capolista in quanto ad atteggiamento messo in campo, in quanto alla traversa comunque colta al quarto d'ora di gioco da parte di Paolo Antoni, un altro paio di occasioni potenziali per i biancorossi che comunque si trovano in svantaggio al riposo per 2-0. Fabio Ferraresi, uno svantaggio immeritato per quanto fatto vedere dal Teramo, soprattutto dopo quella traversa colpita da Di Paolo Antonio, soprattutto dal punto di vista psicologico adesso sarà complicato recuperare. Certo, subire questo gol all'ultimo minuto del primo tempo chiaramente lascia uno scoramento che non è semplice da cambiare sicuramente come atteggiamento, e quindi dovrà essere bravo il mister a toccare le corde giuste per provare a fare agire una squadra che sta perdendo 2-0, secondo me, come hai detto bene anche tu, in modo immeritato, perché il Venezia ha speculato sul vantaggio da quella pallina attiva, poi si è difesa, ha concesso poco, sì è vero, a parte qualche tiro da fuori e una conclusione di Sansovini che poi è stata anche annullata per fuori gioco, anche se aveva parato portiere, però loro non è che avessero fatto chissà cosa di più per provare a raddoppiare, quindi il 2-0 non ci sta, anzi per quello che si era visto ci poteva stare più il pareggio che la sconfitta di due gol. Indecisione difensiva sul secondo gol, Keiko Marsura hanno punito di nuovo la retroguardia del Teramo. Beh, come avevo detto nel collegamento precedente, questo attaccante è la prima volta che lo vedo e mi ha fatto già una grande impressione, uno che nonostante abbia fisicità riesce comunque a essere veloce e a avere comunque gamba per andare sugli spazi, quindi ha portato questa palla per una ventina di metri, poi non ha trovato la giocata, ha chiuso un 1-2 bello con Marsura. Secondo me la difesa del Teramo anche in questo caso come in altre circostanze è troppo bassa, anche perché giocando a 5 potrebbero ogni tanto scalare in avanti a prendere qualche giocatore tra le linee, ma probabilmente sono le indicazioni che ha dato l'allenatore e si sono fatti beccare da 1-2 cioè in pochissimi metri di profondità, e secondo me non è stata una gran mossa. A te Andrea, ci riaggiorniamo. Bene. Per l'inizio della ripresa. Grazie Ania. Andiamo all'Aquila, un minuto di commento per Germana D'Orazio. Germana. Qui è finito il primo tempo, un ultimo quarto d'ora di gioco, quello del primo tempo in cui l'Aquila ha sicuramente spostato il proprio gioco nel centrocampo avversario. Valenti, Ranelli e Minincleri infaticabili con vari tentativi, hanno cercato di perforare la porta di Proietti, ma senza risultati. Comunque il gioco si è fatto più aggressivo da parte dell'Aquila Calcio, che ripetiamo è completamente decimata di ben 6 titolari fissi, e quindi sta cercando con dignità di riportare il gioco in campo. Una squadra che tutto sommato è fatta anche un pochino più maschia del solito, meno architetture sicuramente nel gioco, ma un po' più di incisività sotto porta, sicuramente un gioco meno bello da vedere, ma che ha cercato di mantenere l'attacco del Flaminia, che comunque c'è stato. Da sottolineare importantissimo che in tribuna non c'è nessuno della società, quindi né il presidente né l'amministratore delegato, che sono stati al centro di questa, certo, settimana di grossa difficoltà, nessuno, cioè purtroppo anche poca gente sugli spalti. Sicuramente non vince lo sport in questa giornata, i calciatori sono stati lasciati un po' a se stessi, ma Battistini sta comunque ha mantenuto botta, si potrebbe dire, in questo primo tempo della sua prima giornata d'esordio. Ci rivediamo nel secondo tempo. Grazie a Germana D'Orazio. Rapidamente giro di schermate partendo dalla Serie A per poi vedere anche i finali di primo tempo in Lega Pro. Non si è segnato per ora in Serie A, sullo 0-0 Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo ed Udinese-Juventus. Vediamo la Lega Pro su Tirol-San Benedettese 1-2, Tulli e poi doppietta di Mancuso, primo gol sul rigore, Teramo-Venezia 0-2, reti di Domizzi e di
Marsure in apertura e chiusura del primo tempo. In Serie D possiamo vedere, si è segnato poco nel girone F: Jesina Castelfidardo 1-0, rete di Sciba; Pineto Vastese 1-0, rete di Proietti; Romagna Centro Civitanovese 1-0, gol di Gagliardi; San Maurese San Nicolò 0-1, rete realizzata da Bisegna con il portiere del San Nicolò Ciotti, che ha neutralizzato un calcio di rigore al capitano della San Maurese Bonandi. Girone G di Serie D: L'Aquila Flaminia 0-0, Latte Dolce Sassari Norese giocata ieri 0-1, Lanusei Torres 2-0, reti di Enciu e Papini; Monterosi Avezzano 0-0, portiere Lewandowski dell'Avezzano sugli scudi; Ostiamare Città di Castello 2-1, doppietta di Vano inframmezzata dal momentaneo pareggio di Macagno del Città di Castello; Rieti Sansepolcro 2-0 con i gol di Tirelli e De Martis; poi 0-0 San Teodoro Muravera e Trestina Alba Longa. Andiamo in pubblicità, un po' di minuti e poi rientriamo con i secondi tempi. Eccoci rientrati con la seconda parte di diretta stadio. Una novità in Serie A: il vantaggio del Palermo allo Stadio Olimpico Grande Torino. Rispoli ha portato in vantaggio la squadra di Diego Lopez. Ecco qui dunque, e questo è il primo gol delle gare del pomeriggio di Serie A, si è segnato praticamente solo a Torino. Le altre gare sono tutte sullo 0-0 quando abbiamo superato la mezz'ora di gioco su praticamente tutti i campi. Stanno per riprendere le ostilità nel secondo tempo, o in alcuni campi si è già ripreso in Lega Pro e in Serie D. Vediamo se a Teramo si è ripreso a giocare. Torniamo da Ania Cantagalli. Ania, ancora no. Non ancora, Andrea, però le squadre sono già sul terreno. Ecco, si prevede qualche avvicendamento, e poi che tipo di secondo tempo c'è da attendersi da un Teramo che sarà chiaramente provato, no? Da un buon primo tempo giocato, ma condannato da due disattenzioni? Al momento non ci sono avvicendamenti né da una parte né dall'altra. È chiaro che il gol subito al 45esimo del primo tempo, è iniziato proprio in questo momento la ripresa, nel frattempo avrà un contraccolpo psicologico sulla squadra di Ugo Lotti, che fino a questo momento in stagione non ha brillato proprio in quanto a reazioni dal punto di vista mentale dopo aver subito dei gol. Farlo oggi contro anche la prima della classe è per certi versi ancora più complicato. Però non c'è molto da pensare, secondo me. Il Teramo deve provare a reagire, vista la classifica che lo stesso tecnico ha definito piangente fino a questo momento. Fabio Ferraresi, dicevamo che il Teramo non ha molte chance, non quelle comunque di provarci anche in questa ripresa, perché la classifica lo impone. Beh, è chiaro che intanto traversa da parte di Dzeko, è chiaro che il Teramo deve provare a recuperare in tutti i modi questa partita, e anche se così non fosse, dare l'anima per dimostrare comunque alla gente e alla società e a loro stessi che sono lì vivi, che vogliono cercare in tutti i modi di provare ad evitare i play-out, anche se, come hai detto bene tu, la prima della classe ha sicuramente più qualità e più forza per gestire anche questa partita, che in questo momento si è messa bene per loro, quindi non sarà semplice recuperare la partita. Si pareggia intanto il conto dei Legni a quello di Paolo Antonio nel primo tempo, va a far compagnia quello di Geico qualche istante fa, come vi abbiamo raccontato, su un'azione insistita da parte del Venezia. Si è ripartito, quindi siamo ripartiti dal 2-0 per i lagunari, gol di Domizzi e di Marsura. C'è un episodio dubbio nel primo tempo, un contatto tra lo stesso Domizzi e Barbuti da rivedere, non giudicato falloso dal direttore di gara, che ha lasciato proseguire il gioco. Adesso il Teramo in possesso del pallone, ma lo stesso poi finisce tranquillamente nelle braccia di Vicario. Grande assente fino a questo momento è Ilari, uno dei migliori in stagione, almeno per quanto concerne non le prime partite di campionato, ma il più costante fino a questo momento. Oggi non è pervenuto in campo, ha qualche difficoltà di troppo, l'ex Santa Cangelo. Secondo minuto, sempre 2-0 per il Venezia sul Teramo. A te. Grazie a Dania Cantagalli. È ripreso il secondo tempo anche a Bolzano con la San Benedettese
Sempre avanti 2-1 grazie alla doppietta di Mancuso per sovvertire l'iniziale vantaggio bolzanino firmato da Tulli. Scendiamo in Serie D e andiamo al Mariani Pavone di Pineto. Pineto Vastese, Roberta Di Sante, due minuti. Andrea, siamo 38 secondi oltre il quinto minuto di questa ripresa, sempre 1-0 in favore del Pineto, il parziale, partita che è ripresa esattamente così come era finito il primo tempo. Cioè scusami Roberta, Flaminia in vantaggio, quindi approntiamo il collegamento con Germana. Vai Roberta, sì. Dicevo, partita che è ripresa su alti ritmi così come era finito il primo tempo, una occasione per parte, il Pineto ha provato con sugli sviluppi di uno schema su punizione, Proietti ha servito Esposito, la conclusione di prima intenzione è terminata però alta del centrocampista pinetese, la risposta della Vastese pochi istanti fa è terminata anch'essa all'alto. Però partita ancora una volta godibile. Roberta, torniamo da te subito, però prima dobbiamo prendere l'aggiornamento dallo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia. Germana. E qui è successo proprio quello che non ci si aspettava che succedesse, un autogol dell'Aquila. Flaminia è passata in vantaggio grazie proprio all'Aquila Calcio, grazie ad un autogol di Kubeschi, il quale nel tentativo di difendere la sua area da un pericolosissimo Alfonso, che di fatto è quello che sta dando più preoccupazione da parte del Flaminia e rossoblu, ha intercettato un pallone nel tentativo di tirarlo fuori, di tirarlo fuori dall'area, in realtà lo ha calciato precisamente alle spalle di Farroni, che non ha potuto evitare il colpo, e così il Flaminia è andato in vantaggio sullo stadio Italo a Concia, Gran Sasso Italo a Concia, sull'Aquila Calcio, grazie alla stessa Aquila Calcio. Siamo ora all'ottavo minuto di gioco, chiaramente il pubblico è rimasto basito da questa sfortunata coincidenza, altro non si può dire. Grazie Germana. Allora, un po' di gol: l'Inter in vantaggio a Cagliari con Perisic, Udinese in vantaggio sulla Juventus con un gol di Zapata, in Serie B Verona in vantaggio a Brescia con Zaccagni. Torniamo per un minuto da Roberta Di Sante. Roberta. Andrea, siamo all'ottavo, c'è una punizione interessante per il Pineto, ma Proietti il colpo di testa, c'è il raddoppio del Pineto, e dovrebbe essere stato il più veloce in mischia capitano Sacchiotti, dovrebbe essere sua la deviazione di testa sul calcio di punizione di Proietti. Ti stavo chiedendo proprio la linea per seguire insieme questo calcio di punizione proprio da posizione interessante, ma punizione proprio all'altezza del vertice dell'area, dovrebbe essere stato di Stacchiotti il colpo di testa, e infatti è lui che va adesso a ringraziare la tribuna, che ovviamente è esplosa in un grandissimo applauso. Dunque, quando siamo al nono minuto cambia ancora il risultato al Mariani Pavone, 2-0 in favore del Pineto, e corre subito ai ripari mister Pavo, fuori Cosenza, dentro Prisco, che oggi festeggia il compleanno, tra le altre cose 30 anni per lui, e vedremo se riuscirà a festeggiarlo nel migliore dei modi. Per il momento, quando siamo al nono minuto, il parziale al Mariani Pavone 2-0 in favore dei padroni di casa sulla Vastese, e linea allo studio. Grazie a Roberta Di Sante. Andiamo ora in Romagna, San Mauro Pascoli, mentre c'è il terzo gol della San Benedettese a Bolzano contro il Sud Tirolo. Andiamo per un paio di minuti da Matteo Falzon, San Maurese, San Nicolo. Matteo. 6:40 nel corso del secondo tempo, il punteggio è invariato e vede il San Nicolo sempre avanti per 1-0, e la Samorese che sta spingendo, ha battuto qualche calcio di punizione insidioso, però ancora nessun intervento in questa ripresa da parte del portiere Ciotti, che ricordiamo al 26esimo del primo tempo ha neutralizzato un calcio di rigore a Bonandi. Primo tempo sicuramente molto emozionante, con diversi episodi anche da rivedere, a parte il calcio di rigore concesso alla Samorese, anche la rete annullata al 47esimo alla formazione di casa, dovrebbe essere Lombardi il giocatore che aveva messo il pallone in porta.
rimessa con l'assistente, il primo assistente Tesolin, che aveva annullato per questione di regolare, era il secondo ed ultimo minuto di recupero del primo tempo. L'uscita bassa ora pulita da parte di Passaniti, che ha anticipato di netto il giocatore Moretti, che è restato a terra, però l'uscita del portiere è stata veramente pulita in questo caso, e l'arbitro ha lasciato giustamente proseguire. Avanza ancora la San Maurese con il giocatore numero 7 Enrico, il passaggio in profondità per Pieri, l'uscita da parte di Ciotti senza problemi, Ciotti che poi va a mettere il pallone fuori nel fallo laterale perché Moretti era a terra, si è rialzato solamente in questo istante, dunque sarà rimessa laterale a favore della San Maurese. Per Moretti non sembra esserci nulla di grave, infatti non sono entrati neanche i sanitari biancazzurri. La San Maurese restituisce il pallone in maniera molto molto sportiva e sarà Ciotti dunque a far ripartire l'azione per il San Nicolò. Quando siamo all'ottavo minuto e 10 nel corso di questo secondo tempo, non ci sono stati cambi nell'intervallo, dunque schieramenti effettuati e schieramenti confermati rispetto al primo tempo, con i due allenatori Protti e Epifani che comunque hanno mandato a scaldare tutti i componenti delle proprie panchine, ad eccezione di fatto dei due portieri. C'è a scaldarsi anche l'ex Michael Traini, che l'anno scorso 17 reti in 34 partite qui a San Mauro Pascoli con la maglia giallorossa della San Maurese. 0-1 il punteggio. Ricordiamo la rete di Disegna al 41esimo del primo tempo, la linea allo studio. Grazie, intanto lo vedete, raddoppio dell'Inter, splendida punizione di Ever Banega, dunque per lo 0-2 dell'Inter al Sant'Elia. E poi in Lega Pro, accorcia le distanze il Sud Tirol, gara ricca di gol, tight per la squadra di Bolzano, dunque Sud Tirol 2, San Benedettese 3 per la Samp, tripletta di uno stratosferico Mancuso. Dunque Sud Tirol, San Benedettese 2-3, in Serie B sempre Brescia-Verona 0-1, sta decidendo il gol di Zaccagni. In Serie A Cagliari-Inter 0-2, Udinese-Juventus 1-0 con la rete di Zapata, e Torino-Palermo 0-1 rete di Rispoli. Torniamo in Lega Pro da Agna Cantagalli, un paio di minuti per Teramo Venezia. Decimo minuto della ripresa, Andrea, sempre 2-0 per il Venezia sul Teramo. Sta per battere un calcio di punizione il Venezia, probabilmente con Bentivoglio, la battuta di Bentivoglio alla rete del Venezia, che sigla il tris direttamente da calcio di punizione. Il pallone che è passato probabilmente in mezzo alla barriera non ha praticamente accennato la reazione Narciso per il terzo gol del Venezia qui al Bonolis. Adesso ovviamente le cose si fanno molto ma molto ma molto complicate per il Teramo, sotto di tre reti contro la capolista. Poco fa c'era stata una notizia nella notizia, perché Mirko Spighi ha fatto finalmente il suo esordio con la maglia del Teramo, perché era arrivato nel mercato di gennaio e per un problema fisico non era ancora mai sceso in campo con la maglia del Teramo. L'altra notizia è che Spighi era entrato al posto di Speranza, quindi un cambio dettato da Ugolotti, che ha fatto esordire appunto l'esterno al posto del capitano biancorosso. Altro cambio è stato quello di Ilari per Fratangelo, contestuale a quello di Spighi. Poi è arrivato questo 3-0 che ovviamente complica ulteriormente le cose per il Teramo. Fabio Ferraresi, adesso il compito è quasi impossibile. Questo era un gol obiettivamente evitabile, perché la punizione era comunque ravvicinata, poi il portiere poteva comunque sia coprire il suo palo, e se poi gliel'avesse messa sopra la barriera, tanto di cappello, e adesso diventa difficile, come hai detto tu, e bisogna almeno salvare la faccia e non degenerare, perché poi potrebbe subire anche degli strascichi futuri questa partita. Quindi cerchiamo, io purtroppo non gioco più, cercassero di almeno terminare la gara in modo dignitoso. Tra l'altro calcio di punizione originato perché Caidi ha dovuto abbattere Marsura, partito in contropiede, altrimenti sarebbe arrivato direttamente in area. Sì, una palla persa dal nuovo entrato Spighi molto vicino all'area di rigore avversaria, un passaggio all'indietro sbagliato, e poi questo ragazzo che anche lui ha molta forza fisica è riuscito ad arrivare
fino all'area opposta, quindi ha fatto 50 metri di campo palla al piede e Caidi non poteva fare altro che stendere al limite dell'area. Adesso c'è uno scambio di complimenti, per così dire, tra alcuni tifosi del Teramo del settore distinti e i tifosi del Venezia in curva nord, con le forze dell'ordine che si stanno avvicinando per provare a farli allontanare dalle barriere. 13esimo, 3-0 per il Venezia, rissa in campo, anche in campo in questo momento per un fallo subito da Sales. La situazione però viene subito ricomposta dal direttore di gara. 13esimo, ti dicevo Andrea, 3-0 per il Venezia sul Teramo, a te. Grazie, intanto vantaggio del Muravera a Sant'Edoro nel girone G di Serie D. Noi invece ci trasferiamo nel girone F, al derby di Pineto, con il Pineto in doppio vantaggio sulla Vastese. Roberta, due minuti. Sì Andrea, siamo al 16esimo e questa volta la situazione si è ribaltata, perché invece c'è un calcio di punizione assegnato per un fallo di mano in favore alla Vastese, favore della Vastese. C'è Fiore sulla sfera che va a sistemare il pallone, la distanza è più ragguardevole, non va lui, va Galizia e... alzata sopra la traversa da Mazzocchetti, però dice l'arbitro che non c'è stato il tocco del portiere, non assegna il calcio d'angolo, la sfera che ha dato per un attimo l'impressione di aver toccato per un pochettino il legno trasversale della porta difesa da Mazzocchetti, dunque occasione per la Vastese quando siamo giunti al 17esimo minuto di questa ripresa e il Pineto è avanti di due reti. Alla rete di Proietti ha bissato, ha risposto Stacchiotti, il capitano, che tra l'altro ha giocato non sempre in questa stagione, ha giocato all'inizio diciamo del campionato siglando tre reti, questo è il quarto gol. Intanto c'è una occasione sia per la Vastese e c'è il gol della Vastese con questa volta è Galizia, è stato bello l'invito di Fiore che praticamente ha fatto partire una sorta di pallonetto a scavalcare la difesa. In questa occasione si è fatta sorprendere la linea difensiva del Pineto, c'è stato subito Galizia pronto a raccogliere l'invito del numero 10 e a cavalcare Mazzocchetti in uscita e ad accorciare le distanze. Dunque cambia ancora il risultato in quella che dicevamo infatti una partita vivissima. Si riaprono i giochi al Mariani Pavone, 2-1 il parziale in questo momento. La rete della Vastese porta la firma del numero 9 Galizia, sicuramente tra i migliori in campo nella formazione biancorossa oggi. Grazie Roberto, dunque partita vivissima, il Pineto cerca punti salvezza, la Vastese prova ad approfittare anche del vantaggio del San Nicolò a San Mauro Pascoli per accorciare le distanze della zona playoff, partita dunque importantissima e riaccesa dal gol di Galizia. Andiamo a L'Aquila, poco fa è arrivato un messaggio dal nostro amico Massimiliano, molto polemico, ma l'argomento lo affronteremo questa sera perché chiaramente c'è tanto da dire dopo una settimana con tantissimi veleni in casa L'Aquila Calcio, con il licenziamento di Battista, le dimissioni anche per solidarietà di Morgia che era stato scelto dallo stesso Battisti, l'arrivo di Battistini, oggi una dirigenza assente, una squadra che sembra un po' alla deriva, una squadra che era molto legata al duo Morgia-Battisti, è una L'Aquila che è sotto di un gol. Germana Dorazio, un paio di minuti. E ancora rimaniamo sotto di un gol qui allo stadio Granzazzo della Concia, sta uscendo il sole, ha smesso di piovere, ma l'Aquila sicuramente sta sentendo tutta la responsabilità di essersi fatto un gol al quinto, lo ricordiamo, con Pupeschi in un tentativo di difesa, purtroppo maldestro, la palla è andata in rete a favore del Flaminia, il Flaminia che si sta facendo un pochino più aggressivo, probabilmente forte di questo gol guadagnato gratuitamente. E adesso l'Aquila sta cercando piano piano di risalire la china, c'è un Valenti molto, molto proteso in avanti che sta facendo una bella prestazione, sempre in avanti con vari tentativi, però è guardato non da uno ma da tre uomini a vista come difensori.
E poi ancora c'è stata l'alternanza, è entrato in campo Peluso, il quale si sta facendo sotto nel cercare di riportare in pareggio il risultato. Infatti al 15° un bellissimo tiro dai 30 metri è andato di poco fuori dalla porta. Diciamo che oggi si sono già sostituite numerosi tentativi a vuoto in questo senso, che di poco non hanno centrato lo specchio dei pali. Sono andati fuori a parte dell'Aquila Calcio, che però in questo momento è evidentemente un... Scusami, Germana, ti interrompo un attimo, andiamo a Teramo. 18° Andrea, il gol del Teramo con Marco Sansovini, servito dalla destra da Fratangelo. Il gol del Teramo che è riuscito ad incrociare bene appunto Sansovini in area, raccogliendo al volo il servizio dalla destra arrivato dal giovane giocatore biancorosso. Quindi 3-1 qui al Bonolis per il Venezia. A te. Grazie, torniamo da Germana. E dicevamo quindi che l'Aquila sta facendo in questo momento più fatica mentale rispetto a prima, era partita molto più determinata nel primo tempo, ripeto, l'autogol è stato sicuramente un elemento fondante per questo calo di testa. L'Aquila comunque, ripeto, gioca a differenza del solito molto più a uomo, ecco che c'è Peluso in questo momento in area, ma la difesa del Flaminia, che è molto molto stretta e molto attenta, non gli consente di muoversi e mandano la palla fuori. Adesso stiamo vedendo una rimessa, peraltro, ripeto, è uscito il sole, adesso sta partendo un timido applauso dagli spalti per cercare di sostenere il rossoblù, che, come dicevi giustamente tu, in questo momento è una buona squadra alla deriva. E io continuo a dire completamente decimata anche della nervatura portante, della struttura portante che componeva la rosa fino alla scorsa settimana. Ricordiamo, a beneficio dei telespettatori che si fossero sintonizzati solo ora, mancano La Vista, Brenci, Zane, Russo, Sembroni e Bonvissuto, hanno diciamo espresso il desiderio di andare via, ma ancora non c'è niente di ufficiale da parte della società. Martedì ci sarà un incontro con questi giocatori che definirà il loro futuro all'interno dell'Aquila Calcio. Di certo oggi l'Aquila si trova in una situazione veramente difficile, peraltro una situazione che è scoppiata in mano alla società apparentemente quasi senza motivo, e adesso si sta facendo c'è stata un parapiglia in area nell'area del Flaminia con Minincleri a terra, la squadra ha reclamato il rigore, ma l'arbitro ha fatto continuare il gioco. Ricordiamo che l'arbitro di oggi è Rosami di Carrara. Perfetto, grazie Germana, andiamo a San Mauro Pascoli, un paio di minuti per Matteo Falzon, San Maurese San Nicolò. 20 minuti nel corso del secondo tempo, il San Nicolò sempre in vantaggio per una rete a zero qui al campo di Macrelli di San Mauro Pascoli. Ricordiamo la rete al 41° del primo tempo di Bisegna. Intanto c'è stato il primo ammonito dell'incontro, Stivaletta che ha trattenuto la maglia a un giocatore della San Maurese in ripartenza. Ci sono state due sostituzioni nella San Maurese, Paganelli altissimo, sarà un bel duello da qui alla fine della partita con Milillo, è entrato al posto di Enrico al 18° del secondo tempo, un minuto dopo Di Lullo ha sostituito il match winner di questo incontro fino a questo momento, ovvero Bisegna. Dunque un cambio per parte per la San Maurese, si prospetta un'altra sostituzione, vedremo un po' chi entrerà, si tratta del numero 15 Gagliardini al posto di Ninte. Dunque secondo cambio per la formazione della San Maurese, Gagliardini per Ninte al 21° del secondo tempo. Nel periodo non collegato, a parte qualche iniziativa di Chiacchiarelli sulla sinistra, c'è stata un'occasione molto molto importante per la San Maurese al 13°. Praticamente un Gualandi è andato via bene sulla destra, crossato in mezzo per Santoni, che ha provato la conclusione con un diagonale che ha cavalcato Ciotti, ma sulla linea ha salvato Milillo, poi il pallone è tornato tra le braccia di Ciotti, ma proprio sulla linea, un passo dalla capitolazione, la
la retroguardia del San Nicolò, ma Bindillo è stato bravissimo a salvare. Poi il pallone è tornato nelle braccia di Ciocchi. Dunque siamo al 22esimo del secondo tempo, San Nicolò sempre in vantaggio a San Mauro Pascoli per una rete a zero, il gol di Bisegna che è uscito da qualche istante, due cambi operati dalla Samorese, uno per il San Nicolò, c'è anche un cartellino giallo, quello di Stivaletta, linea allo studio. Grazie a Matteo Falzon, vediamo la schermata della Serie A, siamo nel corso dell'intervallo, vediamo come sono finiti i primi tempi. Cagliari-Inter 1-2, perché dopo l'1-2 piazzato da Perisic e Banega su punizione ha accorciato le distanze Boriello di testa e dunque all'intervallo al Sant'Elia è Cagliari 1-Inter 2. 0-0 sia Crotone-Sassuolo che Empoli-Genoa, il Palermo è avanti a Torino 1-0 con la rete di Rispoli e l'Udinese è avanti sulla Juventus 1-0 con la rete segnata da Zapata. In Lega Pro sempre su Tirol San Benedettese 2-3, mentre poco fa, come ci ha raccontato Agna Cantagalli, Teramo e Venezia sono sull'1-3 per effetto del gol di Sansovini che ha accorciato le distanze per il diavolo biancorosso. Vediamo anche il girone F di Serie D, facciamo una ripassata di risultati. L'Alfonsine avanti ad Agnone per 0-1, Jesina avanti su Castelfidardo 1-0, rete di Sciba, il Materica ha sbloccato la situazione sul Monticelli con il gol di Evacuo, Pineto Vastese 2-1, Recanatese Fermana 0-0, Romagna Centro sempre avanti 1-0 sulla Civitanovese, San Maurese San Nicolò 0-1. Nel girone G il Flaminia avanti all'Aquila con l'autogol di Peschi, Lanusei Torres 2-1, ha accorciato le distanze la squadra sassarese, terzo gol dell'Ostiamare con Roberti 3-1 dell'Ostiamare sul Città di Castello, Rieti sempre avanti 2-0 e Muravera avanti sul San Teodoro grazie al gol di Nurchi, raddoppio del Flaminia. Allora dovrebbe esserci intanto Marco Gobattoni. Marco, ci sei? Sì, sì. Allora vai per un minuto e mezzo di resoconto. Sì, guarda, siamo al 24esimo della ripresa, il risultato è sempre bloccato 0-0 tra Monterosi e Avezzano, una partita che comunque sta rispecchiando quelli che erano i ritmi del primo tempo, due squadre che cercano di superarsi, non si accontentano del pareggio, l'Avezzano in questo secondo tempo è partito meglio, ha creato un'ottima occasione con Lopinto poco fa in respinta da Mazzoleni, al 18esimo invece ha annullato un gol a Monterosi per fallo di Pippi sul Leto, però adesso c'è un calcio di punizione del Monterosi dalla 3-4, Monterosi che poco fa ha operato il primo cambio della partita, è uscito Panasca, al suo posto è entrato Matteo Peronullo. Allora, Marco, ti interrompo un istante, prendiamo l'aggiornamento dall'Aquila, il racconto del gol e torniamo subito da te, raddoppio del Flaminia, Germana. In realtà non c'è stato solo il raddoppio del Flaminia, c'è stato il terzo gol proprio in questo momento, siamo ormai al 28esimo, adesso sta ripartendo il gioco dal centrocampo perché l'ultimo a segnare il gol, il terzo gol è stato segnato da Cardillo, appena entrato che con abilità è filtrato attraverso la difesa, è riuscito a prendere un traversone e ripeto con molta abilità e secchezza ha puntato l'angolino basso ed è riuscito a segnare il terzo gol, ma andiamo con ordine, un minuto prima c'era stato invece quello, il raddoppio del Flaminia con Lucchese che approfittando, che è riuscito a prendere palla al piede, un ottimo passaggio di Alfonso che era riuscito a fare un bel contropiede attraversando quasi tutta l'area dell'Aquila, la cui difesa si era trovata impreparata, solamente con due difensori che sono stati appunto filtrati da Lucchese e portiere praticamente battuto, la palla è stata insaccata in rete, quindi in questo momento siamo al 29esimo del secondo tempo e Flaminia si attesta sul 3-0, difficilissimo risalire la china a questo punto per l'Aquila. Grazie Germana, dunque 0-3, l'Aquila sprofonda, avevo interrotto Marco Gobattoni, torniamo da lui, un minuto Marco, grazie. Sì, mi ha interrotto, non so se mi avete sentito, ma ho dato in diretta il vantaggio del Monterosi realizzato al 26esimo da Manoni, che è stato abile a ribadire in rete un colpo di testa di Salvatore che aveva impattato sulla traversa. Quindi il Monterosi è passato in vantaggio al 26esimo, calcio di punizione battuto da Matuzalem, torre di Pippi. Attenzione, c'è un'altra occasione per il Monterosi, raddoppio! Fuori gioco, però annullato per fuori gioco il raddoppio di Civilla. Al 28esimo aveva trovato il raddoppio per Monterosi, ma annullato per fuori gioco. Il secondo gol annullato per fuori gioco, anche questo sembrava esserci. Insomma, Civilla appariva essere qualche centimetro avanti alla linea dei difensori dell'Avezzano. Comunque Monterosi, come dicevamo, ha sbloccato la partita. Adesso
sta giocando in fiducia, ha creato subito questa occasione con Sivilla per fare il 2-0. Classico schema su punizione, è maturato il gol, il vantaggio dei viterbesi, ma Dunsalem ha battuto, Torre di Pippi che ha trovato la testa di Salvatori, Salvatori a colpo sicuro ha colpito la traversa, Manoni si è inserito a ribadire rete, il primo gol stagionale dall'altro per Manoni che è, dopo un avvio difficile ha trovato la sua seconda partita titolare consecutiva, oggi ha battezzato il suo debutto dal primo minuto a Monterossi con il gol dell'1-0. Perfetto Marco, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Grazie a Marco Cobattoni, dunque anche l'Avezzano è sotto, l'Avezzano che ha resistito con le parate di Lewandowski, ma alla fine il Monterosi ha trovato il vantaggio con Manoni. Prima un messaggio ci diceva se il calcio abruzzese è alla deriva, a giudicare dai risultati dovremmo dire di sì, poi ci sono stagioni migliori, stagioni meno, questa è decisamente una stagione bruttissima perché è evidente il Pescara va incontro alla retrocessione, invece in questo messaggio c'è un elogio al nostro, al vostro soprattutto Matteo Falzon e al San Nicolò che sta vincendo a San Mauro Pascoli, dicevo con il Teramo che deve lottare fino alla fine per salvarsi, il Pescara che va verso la retrocessione. In Serie D non sono tante le soddisfazioni e quindi è chiaro che questa stagione è negativa. Però quello che sta accadendo e che è accaduto all'Aquila non fa bene al calcio abruzzese, perché questi veleni si sono ripercorsi sulla squadra, molti giocatori hanno chiesto di andare via, non sono in campo e l'Aquila, che era una pretendente alla vittoria del campionato, che poteva comunque giocare per accedere ai playoff, con tutti questi addii sarà molto difficile che questo avvenga. E oggi l'Aquila sta perdendo 0-3 in casa contro il Flaminia, che è una discreta squadra, ma è una squadra di comunque metà classifica, quindi potrebbe essere uno stillicidio anche il finale di campionato dell'Aquila e questo insomma non è bello per una squadra che era stata costruita per ben altri obiettivi. Ma ripeto, questo è un primo commento, poi avremo modo di approfondire già questa sera nel corso dell'Abruzzo del pallone quello che sta accadendo nel capoluogo dopo questa settimana di veleni, ma non è l'unica, perché se andiamo a ritroso andiamo anche a trovare quella settimana scandita da tanti comunicati che era un po' il prodromo della situazione attuale. Allora riprendiamo il giro dai campi e ripartiamo da Teramo, da Agna Cantagalli, vediamo se il Teramo con il gol di Sansovini ha riaperto la contesa o meno. Agna. Mezz'ora di gioco della ripresa, Andrea, 3-1 per il Venezia, con il Teramo che ha esaurito i cambi perché poco fa è entrato Petrella al posto di Barbuti. Vi ricordiamo che ha fatto il suo esordio Spigli al posto di Speranza, è entrato anche Fratangelo al posto di Ilari, due cambi anche per Filippo Inzaghi, è entrato a quadro al posto di Geico ed è entrato anche Cernuto al posto di Marsura. Teramo adesso in versione 4-4-2 praticamente da quando è uscito Speranza, Fabio Ferraresi. Sì, il Teramo si è messo a 4 dietro, si è messo a 4 pure a centrocampo, è uscito Ilari, è entrato Fratangelo, si è messo largo a destra, sta provando ad arrivare sugli esterni, a creare superiorità col terzino, c'è anche Petrella che tra le linee sta cercando di fare qualcosa. Ci vorrebbe un gol nei prossimi 5-6 minuti per riaccendere una fiammella. Da dire che Caidi, in occasione del calcio di punizione che poi ha portato al gol Bentivoglio, è stato ammonito, era diffidato e quindi salterà la prossima sfida, quella in casa dell'Albino Leffe. Adesso Carcales prova a mettere in mezzo, ma il suo tentativo di cross è stato comunque toccato e deviato da a quadro con il Venezia, che adesso prova a far salire Soligo, però c'è un contatto non ravvisato con Sales dal direttore di gara, lascia proseguire per il vantaggio del Teramo. Amadio all'indietro proprio per Caidi, Sales in possesso del pallone, allarga sulla sinistra per Carcales, Di Paolo Antonio costretto a tornare indietro, il giocatore teramano per la pressione di Zampano. Amadio si propone, Petrella riceve il pallone, prova lo scambio con Amadio ma non si intendono i due, quindi riesce a riconquistare il pallone il Venezia con Domizzi che cerca e trova Falzerano sulla sua traiettoria, fermato però da Carcalis, ma il pallone è finito in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa a
con le mani. Per i giocatori lagunari si prepara l'ultimo cambio anche per Inzaghi, entrerà Ferrari a breve per il Venezia. Avanti 3-1 qui al Bonolis, ricordiamo le reti di Domizzi e Marsura nel primo tempo, Bentivoglio inizio ripresa, poi il gol del Teramo con Sansovini, esce il numero 18 Stefano Moreo che lascia quindi il campo, anzi no, c'è un cambio del cambio, quindi entra Ferrari ma al posto del numero 23 Marcello Falzerano, entra Ferrari per il Venezia, c'è stato un errore nell'indicazione da parte della panchina del Venezia, subito corretta, e quindi entra Ferrari al posto di Falzerano, ultimo cambio effettuato anche per i lagunari, siamo al 33esimo, sempre 3-1 del Venezia sul Teramo, a te. Terzo gol dell'Inter in questo momento, ancora Perisic, Cagliari 1, Inter 3, una gran rasoiata per il terzo gol dell'Inter. Tanto, non so, Roberta, succede qualcosa? Andrea, adesso stanno manovrando le due squadre. C'è ok, allora un attimo che torno da te. In Lega Pro non ci sono novità. Diamo uno sguardo rapidamente ai due gironi di Serie D. Qualche novità la possiamo dare. Allora, 1-1 tra Agnonese e Alfonsine, reti di Innocenti per i romagnoli, pareggio di Demoleon per l'Olimpia. Poi sempre avanti Jesina e Matelica. Pineto avanti sulla Vastese 2-1. La Fermana in vantaggio, la capolista Fermana in vantaggio a Recanati con il gol del solito Hernan Molinari, gol dunque fondamentale per una squadra che sta sempre più facendo il vuoto. Romagna Centro avanti sulla Civitanovese, San Nicolò avanti sul campo della San Maurese. Vediamo il girone G di Serie D, dunque con l'Aquila che sta affondando in casa 0-3 contro il Flaminio, autogol di Pupeschi, poi in gol anche Lucchese e Cardillo. Lanusei avanti 3-1 sulla Torres, aveva accorciato Florenzianez, poi è arrivato il gol del 3-1 ancora di Enciu, doppietta. Monterosi avanti sulla Vezzano 1-0 con la rete di Manoni, Ostiamare Città di Castello sempre 3-1, così come sempre 2-0 Rieti Sansepolcro, Muravera che è in vantaggio sul campo del Sant'Eodoro, e c'è il gol dello Sporting Trestina sull'Alba Longa, l'altra novità che vi annunciamo. Andiamo da Roberta Di Sante, 2 minuti Roberta. Sì Andrea, siamo al 38esimo minuto, il risultato è sempre di 2-1 in favore del Pineto, anche se in questo momento sta soffrendo la pressione della squadra di Favo, il Pineto con la Vastese che praticamente adesso sta giocando con una sorta di 4-2-4 con Felici, Prisco, Fiore e Galizia in avanti. Dunque Vastese a trazione anteriore, tutti e tre i cambi utilizzati da mister Favo, che ha fatto entrare appunto Romano, Felici e Prisco, sono usciti Bartoli, Manzo e Cosenza, due cambi invece per Amaolo, è uscito Proietti che evidentemente ha dato praticamente tutto con un assist e un gol fino a quando è stato in campo. Al suo posto è entrato Donatangelo e poi ganci per Palumbo. Adesso si continua a manovrare in zona d'attacco, la sfera termina in out, la rimessa è in favore della Vastese che ovviamente sta cercando di raggiungere il pareggio. Da segnalare anche la presenza di almeno un 150 all'incirca tifosi giunti da Vasto, che ovviamente non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno alla formazione ospite, tanti tifosi giunti al Mariani Pavone da quel di Vasto. Come accade spesso, insomma, di Vastese sempre seguita anche in trasferta dei propri sostenitori. C'è stato un momento concitato qualche istante fa quando l'arbitro, il signor Luca Angelucci di Foligno, è andato a richiamare Amaolo sulla panchina, che stava appunto dando indicazioni ai suoi in maniera abbastanza smodata. C'è stato un richiamo verbale, poi la situazione si è placata. Siamo al 40esimo minuto in questo momento, sempre 2-1 il risultato, e ti restituisco la linea.
Grazie a Roberta Di Sante, ci siamo per ricollegare con lo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia dell'Aquila, dove il Flaminia è avanti e anche nettamente. Germana. Eh sì, ormai siamo al 40° minuto e l'Aquila sta risentendo di tutta la fatica e probabilmente anche della tensione e del morale ormai sceso sotto i piedi di quello che sta succedendo in questa partita, ma anche di tutte le risultanze della scorsa settimana. Il Flaminia sta facendo un po' da padrone, tre gol all'attivo della squadra ospite, che sta cercando anche di perdere tempo con vari artifici, e poi ancora si sta avvicendando in diversi campi, probabilmente pure per testare giovani leve, perché ormai si sente chiaramente, a 5 minuti dal termine dell'incontro, si sente padrone di aver portato a casa un risultato che per il Flaminia sposta poco la classifica, che comunque si aggira sulla metà, e per l'Aquila chiaramente affonda fortemente ormai tutte le più flebili speranze anche di risalire. Il gioco è piuttosto monotono in questo momento, palloni alti lanciati un po' a caso che vanno da una parte all'altra del campo, c'è chiaramente nervosismo, ma soprattutto si vede che c'è anche molta demoralizzazione da parte dell'Aquila Calcio, nonostante per la verità sia riemesso anche il tifo della curva, che sta cercando per quelle poche persone presenti sulla curva di incitare i padroni di casa, che sono evidentemente demoralizzati dal momento, ma anche dai tre gol subiti comunque, perché in ogni caso il Flaminia a livello di risultato sta vincendo alla grande sul campo del Gran Sasso Italo a Concia contro l'Aquila Calcio. Grazie a Germana Dorazio. Siamo in attesa di collegarci o con Monterosi o con San Mauro Pascoli. Intanto non ci sono novità di rilievo da segnalare sui vari campi. In Lega Pro sempre San Benedettese avanti 3-2 contro il Sud Tirol, il Venezia avanti 3-1 al Bonolis contro il Teramo. Non sono cambiati anche i risultati anche in Serie D, sia nel girone G sia nel girone F. In Serie A, come detto in precedenza, c'è stato il terzo gol segnato dall'Inter sul campo del Cagliari, dunque Cagliari 1 Inter 3, con la terza rete segnata da Perisic. Allora torniamo a Teramo per un minuto da Ania Cantagalli. Ania. 40° Andrea, 3-1 come dicevi del Venezia sul Teramo, quando c'è proprio la formazione di Zaghi a battere un calcio d'angolo che però viene allontanato dall'area con un colpo di testa di Sansovini, che mette in fallo laterale, quindi palla ancora in possesso del Venezia, che rimette in gioco la sfera con le mani, prova a farsi vedere Ferrari che riceve il pallone, c'è imparato su di lui anche Amadio, che riescono a indirizzare il pallone proprio verso Ferrari, quindi ci sarà una rimessa con le mani per il Teramo. Amadio che prova a stringere i tempi, ha rimesso in gioco il pallone per Caidi, ha lasciato a Sales, lo stesso giocatore teramano. Sales avanza, porta palla fino a lasciarla a Carcalis, ancora Carcalis per Sales, si fa vedere e riceve il pallone Spighi per Amadio. Abbiamo oltrepassato in questo momento la metà campo, siamo nella metà campo del Venezia. Amadio sulla destra per Fratangelo, però ha davanti a sé Soligo, quindi preferisce andare per Imparato, indietro per Amadio che prova a mettere in mezzo per cercare un colpo di testa di Petrella. È chiaro che però che con l'uscita di Barbuti cercare dei cross per il centro area è abbastanza fuori luogo, considerato che non c'è più un centravanti capace di poter raccogliere il pallone. Più che mettere cross in mezzo, magari il Teramo dovrebbe cercare di manovrare in velocità il pallone, considerato che ci sono Petrella, Sansovini e anche il giovane Fratangelo. Sì, sì, hai detto bene tu, però è chiaro che non è semplice, perché anche il Venezia negli ultimi minuti ha cambiato atteggiamento, si è messo dietro a 5 con una difesa molto bassa. Quindi non è semplice perforare per vie centrali, quindi è chiaro che poi il Venezia ti lascia campo sugli esterni e arrivi là e quasi sei quasi costretto a crossare, però non hai più saltatori, quindi
paradossalmente hai campo dove loro vogliono concedertelo per poi non riuscire a finalizzare, quindi diventa difficile. Il gol del Teramo segnato al 18° da Sansovini non ha però dato quella sterzata nell'atteggiamento dei biancorossi che magari ci si attendeva. Poco fa Ferrari è andato vicino al quarto gol nel periodo non collegato con Narciso, che però è riuscito a fermare il tentativo dell'attaccante del Venezia. 42esimo, 3-1 per il Venezia sul Teramo. A te. Grazie Agna, andiamo a Pineto dove c'è una novità non nel risultato ma da un punto di vista disciplinare, vero Roberta? Sì, è una novità comunque sostanziosa perché la Vastese al 43esimo, anche se restano da giocare due minuti più recupero, è finita in 10 uomini e in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Capitan Allocca, rosso diretto per lui, molto probabilmente una gomitata o comunque un ceffone, un colpo proibito ai danni di Stacchiotti sulla tre quarti campo durante una situazione di gioco. L'arbitro era molto vicino, ha estratto immediatamente il rosso diretto all'indirizzo del capitano biancorosso, che dunque è finito anzitempo negli spogliatoi, e intanto c'è la terza sostituzione, terza ed ultima sostituzione nelle file di Frisco, la traversa e però c'è il fuorigioco segnalato al bomber Vastese. Colpo di testa e traversa, però c'è la posizione di offside ravvisata dal secondo assistente Marchionni della sezione di Foligno, partita che resta comunque assolutamente viva. Come dicevamo, stavo dicendo l'ultima sostituzione nelle fila del Pineto è entrato Di Rosa per Ciarcelluti, dunque fuori un attaccante, dentro un Ok Roberta, torniamo da te tra pochissimo, andiamo da Matteo Falzon per San Maurese San Nicolò. Matteo, quanto manca? 44 minuti nel corso del secondo tempo, 1-0 San Nicolò, 7-2 il conto degli angoli a favore della San Maurese. 3 ok, un attimo per... Matteo, sì. Ti interrompo perché cosa succede a Teramo, Agna? Succede che arriva il quarto gol del Venezia con Ferrari quando siamo arrivati al 45esimo della ripresa, il quarto gol del Venezia sul Teramo, 4-1, quindi qui al Bonolis a te. Grazie, poco prima era arrivato anche il quarto gol della San Benedettese sul campo del Sud Tirol. Matteo. Sì, gioco fermo quando siamo al 44esimo e 20 secondi nel corso della ripresa. A terra Pasquale Di Lullo, uno dei giocatori subentrati in corso di gara, si riprenderà comunque con un calcio di punizione a favore della San Maurese, perché il fallo lo ha commesso Pasquale Di Lullo, che comunque ora esce dal campo temporaneamente per farsi prestare le cure del caso dal fisioterapista Riccardo Fini. Il calcio di punizione è battuto dalla San Maurese quando siamo a un passo dal 45esimo, dal 90esimo, e staremo a vedere quando sarà il recupero che l'arbitro vorrà concedere. Sono stati due minuti nel corso del primo tempo, ora il colpo di testa di Paganelli, poi la San Maurese ancora il cross col pallone che esce comunque dall'area di rigore, lo prende Benandi, però il pallone poi finisce fuori in fallo laterale, dunque la rimessa sarà per il San Nicolò. È tornato in campo Pasquale Di Lullo, dunque ristabilita la parità numerica in campo. Il recupero è stato segnalato, sinceramente non lo abbiamo visto, e quindi Ok Matteo, proviamo a fare ping pong tra te e Pineto. Resta in linea, andiamo da Roberta Di Sante. Quanto manca, Roberta? Siamo quasi al 49esimo, Andrea, quindi siamo agli ultimi scampoli di questa partita. Ok, allora con te fino alla fine e poi andiamo da Matteo subito dopo. C'è la Vastese che manovra, però è costretta a tornare indietro fin dalle parti di Russo, e allora si ricomincia con il lungo lancio in avanti, il colpo di testa di Logoluso a mettere in movimento Donatangelo, che svaria su tutto il fronte d'attacco, trova il corridoio sulla destra, viene chiuso da tre giocatori della Vastese, ma riesce a seguire Esposito. Con ganci sempre per Esposito, si manovra all'altezza del calcio d'angolo e finisce qui, Andrea, finisce qui, arriva il triplice fischio dell'arbitro Angelici,
partita veramente combattuta, ma mi sento di fare i complimenti a tutte e due le squadre per aver giocato una partita veramente grandi livelli. Abbiamo visto bene. Ok, Roberta, torniamo da te tra poco per il commento. Ora dobbiamo riprendere la linea. Pareggio della Juventus con Bonucci, ma andiamo a San Mauro Pascoli. 47 minuti nel corso del secondo tempo, si giocherà fino al 50esimo. L'arbitro ha segnato 5 minuti di recupero, abbiamo esaurito il secondo dei 5 minuti di recupero e un continuo andare avanti tra San Maurese e San Nicolò qui. E San Nicolò ovviamente agisce solo di rimessa in contropiede con l'ex Traini che rafforza il pallone. La San Maurese prova sprombattuto a cercare la rete del pareggio. Attenzione ora il pallone per Di Lullo in area, ma non ci sono compagni, quindi Di Lullo è da solo, prova a tenere il pallone, gli si fanno incontro diversi giocatori a San Maurese, l'ex giocatore dell'Agnanese prova a tenere il pallone, va verso la bandiera e il calcio d'angolo, la rimessa dal fondo sarà per la San Maurese, non è riuscito a conquistare il calcio d'angolo, ovvero quello che voleva Pasquale Di Lullo. Allora 47 minuti e 40 nel corso del secondo tempo, quasi esaurito allora il terzo dei 5 minuti di recupero, attacca ancora la San Maurese con il numero 8, ovvero Scarponi, che ha avuto un'altra bella occasione nel secondo tempo, ben parata da Ciotti, ora va a terra Paganelli, per l'arbitro nulla di fatto, era in area di rigore, lascia proseguire, Mazzetti di lancia lungo all'indirizzo di Traini, allontana la difesa della San Maurese, c'è il numero 8 ancora Scarponi, il vice capitano che fa viaggiare i suoi e vorrebbe un lancio lungo all'indirizzo proprio di Paganelli, bellissimo duello con Milillo, siamo entrambi di fatto su quasi 2 metri di altezza per entrambi i giocatori e Milillo ancora una volta è stato autore di una prestazione maiuscola insieme a De Santis per la linea difensiva del San Nicolò. Attenzione a San Nicolò in contropiede con il numero 11 Mazzetti prova per Stivaletta che prova a incunearsi, il recupero prodigioso da parte del numero 5 Santoni che recupera anche il pallone prima che la rimessa laterale è della San Maurese con Santoni che ha fatto carambolare il pallone sui piedi di Stivaletta, poi a vuoto Di Lullo, allora interviene ancora la formazione di casa con il numero 2 Tartabini che vince il contrasto e va a far ripartire l'azione dei suoi. 49 in corso praticamente nel corso del secondo tempo, quindi manca un solo minuto alla conclusione della gara con De Santis che va a rilanciare il pallone e conquista anche la rimessa laterale, credo sì, perché l'ultimo a toccare è stato Bonambi, dunque la rimessa laterale a favore del San Nicolò. 49-10 nel corso del secondo tempo, sono 50 i secondi che dividono la formazione del San Nicolò dalla fine della gara con Zetti che è entrato al posto di Mottoni e va al rilancio lungo con De Santis, forse fallo su De Santis per l'arbitro, tutto regolare, contrasto, duello tra Traini e Santoni, va a terra Santoni, fallo di Traini, calcio di punizione a favore della San Maurese, sono 30 secondi da giocare a favore della San Maurese, il pallone ora tra i piedi di Lombardi, il pubblico di casa spinge la squadra giallorossa con Lombardi che va al rilancio lungo, pallone contrastato da Moretti, poi riconquista ancora il numero 10 Bonambi, attenzione a Bonambi dentro il pallone, esce Ciocchi, ma su il pallone dovrebbe essere questa l'ultima occasione perché siamo quasi al 50esimo e i 5 minuti di recupero cadono in questo momento, staremo a vedere se sul rilancio di Ciocchi arriverà il fischio finale dell'incontro da parte del signor Niccolò Panotto di Castelfranco Veneto, ricordiamo il punteggio 1-0 a favore del San Nicolò, la rete di disegna al 41esimo, schietto in bocca per il direttore di gara che fischia la fine dell'incontro, San Nicolò espugna il Macrelli di San Mauro Pascoli 1-0, diverse le occasioni per la San Maurese, bene. Decide la rete di Bisegna al 41esimo del primo tempo, è tutto dal Macrelli, la linea allo studio. Grazie Matteo, dunque vittoria del San Nicolò, torniamo a Teramo per il finale di Teramo Venezia, Agna Cantagalli. Andrea 4-1 del Venezia sul Teramo, ricordiamo rapidamente i gol di Domizio e Marsura nel primo tempo, Bentivoglio da calcio di punizione ad inizio ripresa, poi il gol di Sansovini su cross di Fratangelo e infine il gol di Ferrari che ha chiuso praticamente il match, due legni, uno da parte, uno dall'altra, uno nel primo tempo sull'1-0 per il Venezia colto da Di Paolo Antonio e uno invece sponda Venezia colto ad inizio ripresa da Geico prima della rete di Bentivoglio, un episodio alla moviola, ricordiamo il contatto
scontro tra Domizzi e Barbuti nel primo tempo, quando eravamo già sull'1-0 per i lagunari, secondo KO consecutivo per la squadra di Ugolotti dopo la sconfitta di Padova, quinto invece successo consecutivo per il Venezia. Fabio Ferraresi, ti chiedo un commento finale a questo incontro. Beh, io penso che il Teramo possa guardare con ottimismo al futuro, perché è vero che il risultato lo penalizza, però non esce con le ossa rotte, nel senso che gli episodi purtroppo è vero che hanno fatto anche la differenza, però giocavi contro la prima in classifica e quindi è normale che ci sta una sconfitta. Il Teramo deve cercare comunque sia di fare altri punti. Non in queste partite, sono un po' più proibitive, però l'aspetto mentale agonistico secondo me c'è stato e da qua bisogna ripartire. Ringrazio Fabio Ferraresi per essere stato con noi. Ricordiamo il Teramo domenica prossima in trasferta in casa dell'Albino Leffe, senza Caidi che sarà squalificato, oggi ammonito ed era già in diffida. Da valutare invece le condizioni di Speranza, uscito all'ottavo della ripresa, da vedere se è stato un cambio non dettato da motivi fisici. Ricordiamo l'esordio di Spigli proprio per il capitano biancorosso, altrimenti saranno guai in difesa per Ugolotti. A te. Grazie ad Ania Cantagalli. E finale anche a Monterosi. Monterosi batte Avezzano 1-0. Andiamo a un rapido commento a Pineto da Roberta Di Sante, dopodiché andremo a sentire anche il commento di Monterosi Avezzano. Roberta. Dunque Andrea, il Pineto torna alla vittoria anche in casa, 2-1 sulla Vastese, si aggiudica questo derby importantissimo soprattutto per i punti in chiave salvezza. Vado a riepilogarvi velocemente i gol. La partita si sblocca al settimo del primo tempo con il diagonale di Proietti, poi Stacchiotti raddoppia sulla punizione di Proietti all'inizio del secondo tempo. Galizia aveva riaperto la partita al 18°, dando qualche speranza in più alla Vastese che però poi ha terminato anche in 10 per via dell'espulsione di Allocca. Dunque derby che va alla formazione di casa, che tra l'altro domenica prossima sarà chiamata ad un altro derby, Andrea, in casa del San Nicolò a Teramo. Ti restituisco la linea. Bene, grazie a Roberta Di Sante. Andiamo a fare il giro completo delle schermate partendo dalla Serie A. Nel frattempo, appena possibile, appena avremo risposta da Monterosi, ovviamente ascolteremo la voce del collega Marco Gobattoni. Intanto, questa è la situazione in Serie A. Partendo dalle partite che si stanno giocando in questo momento, l'Inter ha appena segnato il quarto gol con Icardi su rigore, in precedenza doppietta di Perisic, Banega e momentaneo 1-2 di Borriello. Sono sullo 0-0 Crotone Sassuolo ed Empoli Genoa. Palermo sempre avanti a Torino con la rete di Rispoli. A Udine 1-1 della Juventus con la rete di Bonucci, poco dopo palo dell'Udinese colpito da Danilo, dunque 1-1 alla Dacia Arena. Andiamo a vedere ora la Lega Pro, girone B, è stata la giornata di Leonardo Mancuso. Guardate la San Benedettese, era partita male la squadra adriatica, poi è arrivata una cinquina con un poker di Mancuso che ha segnato 4 delle 5 marcature rossoblu, la quinta rete dell'ex teramano Bernardo. Per il Sud Tirol, momentaneo 1-0 di Tulli, momentaneo 2-3 di Tait. Teramo Venezia 1-4, risultato pesantissimo, troppo pesante per il Teramo, ma la capolista ha fatto valere la sua legge. Squadra di Inzaghi in vantaggio subito con Domizzi, raddoppio di Marsura a fine primo tempo. Nella ripresa Bentivoglio su punizione per lo 0-3, accorcia Sansovini e poi 1-4 dell'ex lancianese Ferrari. Tra pochissimo inizieranno Bassano Mantova, Maceratese Gubbio, Reggiana Padova, Sant'Arcangelo Pordenone. Questa sera la gara che più interessa al Teramo, Ancona Fano, probabilmente il segno X sarebbe quello prediletto per la squadra di Ugolotti. Sempre alle 20:30 Ferralpi Salò, Albino Leffe e poi domani
Parma Forlì, con il Parma che deve vincere per tenere il passo del Venezia, tant'è che vediamo la classifica. Venezia che al momento ha un cospicuo più 6, ma con una gara in più chiaramente, 61-55 i punti del Parma che gioca domani, Padova 52, chiaramente questa è una classifica molto provvisoria perché diverse gare si devono ancora giocare. Allora vediamo sulla parte destra il Teramo che resta a quota 24 punti, c'è stato dunque l'aggancio del Lumezzane, l'Ancona potrebbe staccarsi da questo gruppetto di tre squadre e poi il Fano, ultimo della classe, che gioca proprio contro l'Ancona questa sera. Classifica che resta molto molto problematica per il Teramo, soprattutto se dovesse fare risultato anche il Mantova. E poi ancora, intanto c'è il pareggio del Torino in questo momento con il solito Gallo Belotti al 29esimo della ripresa. 1-1 tra Torino e Palermo. Vediamo la Serie D, girone F. Agnonese e Alfonsine 1-1, decidono le reti di Innocenti e Demoleon. Campobasso San Marino 0-0, Jesina Castelfidardo 1-0, rete di Sciba. Matelica Monticelli 2-0, primo gol di Evacuo. Pineto Vastese 2-1, decidono Proietti e Stacchiotti per il Pineto, inutile il gol di Galizia per la Vastese. Molinari permette alla Fermana di espugnare il Tubaldi di Recanati. Romagna Centro batte 2-0 la Civitanovese, primo gol di Gagliardi. San Nicolò espugna il campo della San Maurese con la rete di Bisegna, ma anche con la protezza di Ciotti, che ha neutralizzato un calcio di rigore al capitano della squadra romagnola Bonandi. Vediamo anche qui la classifica con la Fermana che praticamente ha preso il largo, 54 punti più 8 sul Matelica 46, Vispesaro 44, San Nicolò 43, San Maurese 37, San Nicolò che quasi quasi blinda una posizione playoff e si avvicina anche al terzo posto, ma è in scia anche per il secondo. Agnonese che si avvicina alla San Maurese 36 punti, Vastese 35, San Marino 34, così come anche il Romagna Centro, c'è uno sprint interessante per il quinto posto. Poi Jesina 33, Monticelli e Campobasso 30, vittoria in chiave salvezza per il Pineto che allunga il passo sulle dirette concorrenti. Ricordiamo che c'è sempre quel distacco di 8 punti che può essere utilizzato anche dalla quintultima squadra per salvarsi, e in questo momento il Pineto ha un più 11 sul Castelfidardo che di punti ne ha 18. Nel mezzo Recanatese 21 e Alfonsine 19, chiude la Civitanovese con 17 punti. Al momento il Pineto sarebbe salvo perché ha questo più 11 sul Castelfidardo, pur essendo all'interno della zona play-out, ma la zona salvezza diretta è lì a un punto. Girone G. Questi risultati: Foligno Arzachena a tavolino 0-3, L'Aquila Flaminia 0-3, autogol di Pupeschi, Lucchese e Cardillo. Giocata ieri, in Orese passa sul campo del Latte Dolce Sassari 1-0, Lanusei Torres 3-2 con le reti di Enciu, Papini, Florenzianes e ancora Enciu, ci manca il marcatore del secondo gol della Torres. Monterosi che batte l'Avezzano 1-0 con la rete di Manoni quasi alla mezz'ora della ripresa. Ostiamare batte Città di Castello 3-1 con la doppietta di Vano e poi i gol di Macagno e la terza rete di Roberti. Intanto il Torino ribalta il risultato contro il Palermo in 2 minuti, Torino 2, Palermo 1, e sempre lui, ancora lui, Belotti, dovrebbe aver segnato lui anche il secondo gol, anche se Belotti ora ringrazia gli Aic, ma è lui l'autore della doppietta che ribalta il risultato. Rieti, Sansepolcro 2-1, decidono le reti di Tirelli e di De Martis nel primo tempo per la squadra reatina. Muravera passa a San Teodoro con il gol di Nurchi, mentre il Trestina batte l'Alba Longa 1-0 con il rigore di Ceccagnoli. Classifica: in testa c'è sempre il Rieti, 55 punti più 1 sull'Arzachena, 54 più 2 sul Monterosi 53, grande sprint a 3 per la vittoria del campionato. Albalonga e Ostiamare 49, L'Aquila agganciata dalla Nuorese 47 punti, poi Sansepolcro 41, Avezzano 39, Flaminia 36, Trestina 33, Lanusei 31, Latte Dolce Sassari 27, San Teodoro 21, Muravera 20, Torres 16, Città di Castello 14 e poi il Foligno c'è, ma in realtà non c'è, neanche si può dire che chiuda la classifica perché la squadra è stata esclusa. Allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi aspettiamo anche i finali di Serie A, magari riusciremo anche a prendere alcune dichiarazioni che arrivano dal Bonolis di Teramo, rivedremo anche il match di ieri sera del Pescara a Marassi, a tra poco. Double, 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 double
Sono.